eccoci qui. Buonasera e benvenuti a tutti alla serata, ecco, la quarta puntata di approfondimenti del film Matrix Resurrection. Una breve sintesi della serata di ieri, quindi veniamo a conoscenza del fatto che l'analista, o perlomeno un pezzo di software che fingeva di essere un analista, era presente nel momento in cui Neo e Trinity sono morti nel Matrix Revolution. E pensa che, poiché Neo è un'anomalia così potente all'interno di Matrix, probabilmente genera anche molta più energia della batteria umana media. Il che si rivela vero. Così l'analista ha deciso di ricostruire i corpi di Neo e Trinity e di reinserirli all'interno di Matrix. Ma realizza anche che tra i due c'è una profonda connessione e bisogna tenerli assieme, vicini ma distanti perché il sistema funzioni. E prima di incominciare di approfondire le prossime slide, salutiamo i nostri invitati partendo da Dino Coletta che nella regia non si vede ma c'è. Salutiamo Marco Missinato, La Via dell'Anima. Buonasera Marco. Ciao, buonasera a tutti. Moira Tovazzi, La Luce nel Cuore Project. Buonasera Moira. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Ben arrivati. Benvenuti. E Carlo Zanni, New Life Radio, Rainbow Television e Progetto AMMA. E che gli chiedo gentilmente di presentare in breve il suo nuovo progetto. Namaste a tutti, grazie. Allora, il progetto AMA con una M sola, perché non è AMA, è diciamo la maestra indiana, non per confondere, dove appunto questo nuovo progetto, che è progetto AMA, AMA sta per Archangel Michael Activities, quindi le attività dell'Arcangelo Michele. Io essendo molto connesso con questo tipo di energia già insomma, da un po' di anni, ho sentito, insomma, ispirato negli ultimi mesi di insomma, portare avanti questo progetto, che appunto si fonda su tre principali, diciamo, come si può dire, tematiche, che sono quella dell'alimentazione, quella dell'autodeterminazione, e quella della spiritualità. Quindi questi tre ingredienti, secondo me, oggi sono quelli più importanti e che sento che questo raggio, che è il raggio, diciamo, micaelico, sta operando in questo tempo sulla Terra. E, per esempio, queste attività che stiamo facendo noi stasera fanno parte anche queste di questo raggio, e penso che tutti più o meno stiamo operando in questo tipo di energia, quindi alleluia. Comunque, ecco, al di là di questo c'è un sito che è progettoama.it, che sto insomma costruendo, è ancora in costruzione, ma comincia a avere una forma, e organizzo anche delle serate, oltre che fare video, insomma, sia in presenza che online, quindi piano piano insomma sono anch'io in espansione di questo nuovo progetto. Grazie Cristina, ho cercato di essere super sintetico. Perfetto, allora vediamo un po' di coinvolgere ancora più anime nel tuo progetto. Metteremo il link sotto, come si dice, la registrazione, il link di presentazione del tuo sito in modo tale da farlo conoscere. Grazie, grazie Carlo. Grazie, grazie a te. Io direi di lasciare subito la parola a Marco perché abbiamo tanti concetti da approfondire stasera. Ecco, Eh sì, questa Marco. sera pillola rossa o pillola blu, non c'è più tempo, qua bisogna scegliere. Io penso che abbiamo già tutti scelto. Esatto. Tutti coloro che sono insieme a noi sicuramente sì. E come dice il film, non è veramente una scelta a questo punto. Quando arriviamo a un certo livello di maturità, non è assolutamente una scelta. La pillola blu è fuori dalla possibilità delle nostre scelte.
Bene, allora grazie a tutti per l'introduzione e cominciamo, continuiamo quello che abbiamo lasciato ieri sera. E ieri sera ci siamo lasciati in quella che è, ecco, la slide 43, e quello che è successo è che Neo lascia, diciamo, la Trinity Tiffany, lascia una Tiffany che è ancora, diciamo, sotto, parlando di pillola blu, sotto gli effetti della matrice, è ancora, diciamo, non completamente propensa a uscire dal bozzolo per diventare farfalla. È molto confusa, però ha dei momenti in cui riconosce, diciamo, una risonanza, una forte, diciamo, vibrazione nei confronti di Neo e nei confronti della Trinity che lei ha osservato più volte nel videogioco costruito da Anderson. E quindi lasciamo, questa scena finisce mentre Neo si allontana dopo un colloquio straordinario con l'analista, dove sono uscite fuori tantissime informazioni molto interessanti, e con una lista che sembrerebbe in completo controllo della situazione della matrice, mentre vediamo un Neo e una Trinity che ancora stanno nel processo di ricordarsi chi sono. E quindi, diciamo, il tentativo in questa scena di Neo di coinvolgere Trinity e portarla, no, a una fase di risveglio, non dico che è fallito, però è temporaneamente, diciamo, non si è compiuto ancora. Quindi a questo punto Neo lascia la scena e ritorna nella navicella attraverso la quale era arrivato. Possiamo andare nella slide numero 44 e qui in questa scena la navicella, una navicella della città di Ohio o di Io, o forse in italiano si dice Io, non lo so, perché non ho visto il film in italiano, nella città di io lo dico in inglese, quindi la città di Io, una navicella della città di Io si avvicina a quella di Bugs, dove Neo e il gruppo e l'equipaggio di Bugs sono chiaramente, stanno per considerare qual è la prossima mossa da fare, e dice loro che non vogliono che siano lì fuori a fare questa missione, e gli dicono che devono essere scortati di nuovo alla città di Io, e verranno scortati sotto guardia perché hanno disobbedito e sono andati in questa missione di salvataggio di Trinity senza il permesso del generale Niobe. E quindi possiamo andare nella slide 45. Il capitano di questa navicella, che si chiama Shepherd, dice a Bugs e al suo equipaggio della Menesis: il generale mi ha ordinato di occuparmi della tua nave. Le macchine sentinella stanno setacciando quest'area e quindi voi potete restare qui e morire quando arriveranno le macchine, oppure potete tornare indietro e affrontare la corte marziale in Ohio. E qui interviene ancora una volta Morpheus, o quello che è, diciamo, la versione digitale di Morpheus, che ancora una volta interviene dicendo: e la chiami questa scelta? E qui ancora una volta l'illusione di una falsa scelta: rimani qui e muori, o torna indietro e sottoponi alla corte marziale e vieni imprigionato. Non sono proprio scelte, comunque sono due esiti, tutte e due non accettabili. Comunque, andando verso la 46, vediamo che l'equipaggio a questo punto è tornato nella città di Io, e qui
qui è dove le tensioni si surriscaldano davvero, soprattutto tra Niobe e Bugs. E infatti Niobe prima dice a Bugs, quando scendono dalla nave, Shepard avrebbe dovuto lasciarvi morire, lasciarvi in mano alle macchine. E questa frase, diciamo, di ira, di rabbia di Niobe, scatena in Bugs una forte reazione, e Bugs le dice: ti interessa più coltivare frutta che liberare l'umanità. E qui esce fuori ancora una volta in superficie una Niobe che dimostra chiaramente di non essere, di essere l'ombra di quella straordinaria guerriera che è stata, perché si rifiuta di impegnarsi in una missione per risuscitare, per risvegliare Trinity e quindi essere di supporto a un'umanità che in questo momento è sotto completo controllo della, delle macchine, a eccezione della città di Ohio, di Io. Quindi in questa versione più recente di questa matrice, di questo film matrice, lei non è più quella straordinaria guerriera che aveva dimostrato di essere nel passato, e si accontenta di rimanere all'interno della città di Io e nascondersi dalle macchine. Quindi continuando, come abbiamo già detto la scorsa puntata, continuando a vivere questa mezza verità di esistere tra il mondo delle macchine ed il mondo umano. Quindi non intraprendere alcuna azione nel mondo reale, semplicemente vivere il più vicino possibile a uno stato di conforto per lei e per i cittadini della città di Io. E a questo punto voglio fare una breve parentesi, perché questa situazione, questa idea di questa comunità che si stacca dalla guerra, dall'evoluzione, no? Può essere anche diretta a tutti coloro che in questo momento giustamente vogliono creare comunità in mezzo alla natura, in posti seclusi, che è una bellissima idea e che deve assolutamente essere implementata, creata, prodotta. Tuttavia, dobbiamo tenere a mente che finché i parassiti, diciamo le forze occulte di controllo, non sono totalmente estirpate, non importa quanto seclusi ed autosufficienti siamo, non saremo mai completamente in uno stato di pace, ok? Ora, questo però si può, diciamo, verbalizzare in una maniera con un approccio, diciamo, di maturità più alto, perché aspetta un attimo che devo raggiungere una nota che avevo messo da parte proprio per questo discorso, per questo commento. Per qualche ragione l'ho persa per un attimo. Se c'è qualcuno intanto che vuole fare un commento, può. Comunque, sì, volevo aggiungere, Marco, sì, che quella cosa che stai dicendo tu adesso è importantissima ed è una grande verità anche secondo me, nel senso che c'è sempre questa idea un po' dello quasi scappare, non dico scappare, ma insomma, ecco, del mettersi nell'angolino a fare i carbonari, ecco, no? E non è più tempo, dobbiamo in un qualche modo, diciamo, non dico affrontare vis-à-vis questa cosa, ma semplicemente prendere sempre più coscienza della luce che siamo e espandere questa luce in modo che poi il resto si ridimensioni, ecco, si armonizzi. No, e non più invece vivere sempre queste mezze cosine, sempre poi con la paura che in un qualche modo da qualche parte ti vengano sempre poi a poter rompere le balle, in sostanza, diciamola così. E,
anche in merito alla frase che hai detto prima, della, ancora quella importante che l'avevo già avevo detto io l'altra volta, mi sembra che avevo sbagliato un attimo il timing sulla frase, che appunto la risposta che Bugs dà a Niobe, che tieni più a coltivare fragole che a liberare menti, no? Secondo me questo mm-hmm. è proprio ancora, lo dico, il punto, uno dei punti più importanti del film. E ricordiamoci sempre che, lo ribadisco ancora, l'obiettivo nostro e della maggior parte delle lezioni animiche che viviamo è quello di arrivare a quello che si definisce l'equanimità, come insegnava anche Buddha, no? E quindi arrivare ad avere una mente libera da quello che troviamo di fronte. Quindi il lavoro interiore è quello di lavorare su questa cosa, quindi dobbiamo cercare di mettere il focus su questo per riuscire a fare in modo che la situazione che troviamo davanti in un qualche modo per noi diventi come neutra, e in quello stato non abbiamo più paura, quindi. Però per far questo bisogna a volte anche operare, no? Il muoversi e l'essere nell'azione. Certo, assolutamente. Volevo, come ripeto, soffermarmi su questo punto perché è molto importante riguardo a queste meravigliose persone che hanno un genuino intento di fare del bene e vogliono creare queste comunità e stanno creando queste comunità. E una cosa che è molto importante, che dobbiamo comprendere, è che finché non abbiamo risolto e trasceso le nostre ombre, soprattutto quelle dentro di noi, di cui quelle esteriori sono semplicemente uno specchio, ci sarà sempre la possibilità che la nostra vibrazione creerà ed attrarrà nuove forze di controllo, nuovi sistemi di governo, perché questa polarità si risolva, diciamo, una volta per tutte. Dobbiamo prima annullare o, diciamo, rendere inerme la voce del nostro ego, fino a che poi l'ego, attraverso il nostro amore e la nostra neutralità, si trasforma in luce. E questo ancora una volta si raggiunge attraverso una sempre più salda unione del sacro maschile con il sacro femminile dentro di noi. Poi, simultaneamente a questo, dobbiamo anche assicurarci che l'intelligenza artificiale e la tecnologia che essa ci offre e ci offrirà sempre di più in futuro lavori genuinamente per noi e non viceversa. Ok? Questo è un punto molto importante, e questo richiede non solo l'assopimento delle voci contratte e separanti del nostro ego, ma anche e soprattutto un'alta capacità di discernimento. L'umanità deve veramente affinare in maniera estremamente potente la sua capacità di discernimento. Dobbiamo, sempre attraverso l'unione del sacro femminile e maschile, dobbiamo raggiungere una capacità di discernere il vero dal falso, l'organico dal sintetico, la luce dall'ombra, attraverso questo diciamo riconoscimento otteniamo diciamo non attraverso il giudizio ma attraverso i principi di risonanza e dissonanza possiamo raggiungere un alto livello di discernimento, e quindi poi possiamo dirigere gli elementi della polarità nella direzione che più desideriamo. E questo è ciò che deve essere fatto fino a quando il nostro stato di coscienza è arrivato a un punto di maturità in cui trascenderemo sia l'ego che la tecnologia, perché il nostro cuore, quando è pienamente attivato, è la tecnologia in assoluto più avanzata, in quanto in esso c'è l'anima che porta con sé quel potere creativo usato, che è
diciamo, usato dallo stesso creatore che ci ha creato e che risiede dentro il nostro DNA e dentro le strutture del nostro straordinario sistema operativo corpo umano. Quindi coloro che decidono di creare comunità ed ecosistemi, sistemi autosostenibili, cosa che io raccomando altamente di fare, devono tenere in considerazione il fattore dell'ego e dell'intelligenza artificiale, e pertanto devono organizzare le loro comunità creando delle strutture che aiutano coloro all'interno delle comunità a sciogliere sempre più le voci contratte dell'ego, che altrimenti distrugge tutto il lavoro fatto. Infatti, quante volte abbiamo visto comunità formarsi con le intenzioni migliori per poi vederne il collasso totale, perché l'ego ha fatto tabula rasa del progetto, malgrado fosse iniziato con una gioia, con un entusiasmo genuino di chi voleva fare del bene. Questo perché l'ego, che vive nella separazione, cosa fa? Immediatamente cerca di creare una struttura piramidale all'interno della comunità che si sta creando. E quindi, diciamo, riecheggia quello stesso sistema da cui ci si vuole rimuovere. Le comunità devono arrivare a una maturità coscienziale che permette loro di impostare una struttura sferica, non piramidale, ok? Nelle più alte dimensioni, vedremo presto che non esistono strutture piramidali dove chi è a un livello della piramide non può vedere i livelli superiori e schiaccia i livelli inferiori, che è un po' come abbiamo vissuto negli ultimi 10.000 anni. In una struttura circolare a forma sferica e a spirale, tutti siedono allo stesso livello, quindi vige la trasparenza assoluta, perché ogni punto della circonferenza può vedere gli altri ed ogni punto della circonferenza è ugualmente importante agli altri. Infatti basta che un solo punto manca e la circonferenza si infrange. Quindi tutti hanno una unica prospettiva, che è la loro unicità, ma allo stesso tempo tutti sono ugualmente importanti. Pertanto non esiste una gerarchia e non esiste più un sistema di controllo. E per arrivare a questa struttura, l'ego deve essere strasceso e la tecnologia che arriva dall'intelligenza artificiale deve essere posta al servizio dell'umanità, non usata come mezzo di controllo. E avremo modo di vedere presto in coloro che adesso presto si presenteranno come i liberatori dell'umanità, i liberatori dell'umanità dal male, quando le operazioni di liberazione saranno completate a breve, avremo modo di vedere se tali liberatori sono genuinamente facilitatori di una vera libertà o se in cambio della libertà che hanno creato vogliono qualcosa. E se vogliono qualcosa, dobbiamo capire esattamente cosa vogliono e perché la vogliono. Se sono veramente e genuinamente rappresentanti dell'umanità, non vorranno assolutamente niente. Niente contratti, niente impronte digitali, niente dati del nostro DNA. Semplicemente restituiranno la libertà che è stata estirpata all'umanità per più di 10.000 anni, semplicemente perché è cosa giusta da fare. E quindi non ci saranno richieste di nessun genere. Ok? È molto probabile che uno scenario come questo non accadrà e ci saranno invece nuove richieste. E in tal caso l'umanità si trova di fronte a una straordinaria opportunità, perché si trova di fronte a uno spiraglio di luce e per attraversare questo spiraglio di luce dovrà usare il massimo discernimento con coloro che si presentano come i liberatori, che poi molto probabilmente vorranno diventare le future forze di controllo, i futuri re. E questo lo potranno fare solo se noi manteniamo il nostro attaccamento all'idea che l'umanità ha bisogno di essere governata, ha bisogno di forze dell'ordine, ha bisogno di controlli. Finché manteniamo questa idea all'interno del nostro credo,
lo specchio della vita continuerà a mostrarci e a presentarci nuovi poteri di controllo. Quindi dobbiamo rilasciare una volta per tutte l'idea che dobbiamo essere governati. Ma per questo ci vuole un assoluto livello di responsabilità che molto, solo pochi in questo momento hanno acquisito. Ok? E questi sono alcuni dei parametri che coloro che creeranno nuove comunità devono considerare. Bene, c'è qualcuno che vuole dire qualcosa riguardo questo o continuiamo con le nostre slides? Direi che possiamo continuare per me. Okay. Abbiamo più di 50 slide stasera. Ok, allora andiamo avanti, quindi siamo rimasti al momento in cui Bugs colpisce al cuore la nostra Niobe dicendo ti interessa più coltivare frutta che salvare l'umanità. E gli dice hai rinunciato all'umanità. E andiamo nella slides 47 e questa accesa discussione tra Niobe e Bugs viene interrotta da una creatura, una macchina che si chiama Kojaku. E Kojaku è una creatura simile a un uccello, simile a un falco, ed è un programma, una macchina che è passata dalla parte degli umani. E abbiamo visto che c'è un numero di macchine che hanno scelto di essere di supporto all'umanità ed è questa la tecnologia che noi dobbiamo a cui dobbiamo dare il benvenuto, a quella tecnologia che è a servizio dell'uomo, non a quella tecnologia che invece vuole controllarci, e qui il discernimento dovrà fare la sua parte. Quindi Kojaku è diventata o diventato un alleato di Niobe. E cosa fa? È una spia per la città di Ohio, all'interno della centrale elettrica della Matrix. Quindi Kojaku interrompe la discussione tra Niobe e Bugs ed essenzialmente gli dice che c'è una richiesta di un meeting, di un incontro da parte di un altro programma senziente nella Matrix. E Kojaku riferisce a Niobe che a questo incontro è richiesta anche la presenza di Neo. E quindi andiamo nella slides 48, ed è in questo incontro, diciamo, scopriamo che il programma che ha voluto questo incontro è Sati, che è una giovane ragazza indiana che era una bambina indù nel primo film della trilogia della Matrice, e così 60 anni dopo Neo risorto si riunisce a Sati grazie a Niobe, e Neo dà segni di riconoscere, non sa chi è Sati, ma gli sembra di averla già vista, e Sati dice che in questi anni ha cercato di tenerlo d'occhio. E Neo ora ricorda di averla incontrata alcune volte nella Matrix, quando ancora era sotto l'effetto della pillola blu. E Sati spiega che si erano incontrati molto tempo fa e Neo si rende conto di chi è, ricordando il loro primo incontro nella Mobile Avenue, che era quella stazione di treni controllata dal nostro... come si chiamava? Merovingia. Ok. A questo punto, dopo che si sono riconosciuti, Sati dice a Neo, mio padre Rama era stato l'ingegnere capo dell'Anomaleum, e spiega loro che l'Anomaleum è quella torre, parte della centrale di energia dove erano tenuti incapsulati Neo e Trinity. Ed è interessante, vuoi dire qualcosa? Perché sento dei rumori, non so se è qualcuno che vuole dire qualcosa oppure sono semplicemente rumori. Puoi continuare. Okay.
E se guardiamo la parola anomaleum, è interessante perché è molto simile alla parola mausoleo. Ed è un'allegoria voluta, perché mausoleo vuol dire tomba e rappresenta in questo caso la tomba da cui l'emozione e l'azione devono essere resuscitate. Quindi di nuovo un'allegoria cristica, ok? Mio come figura di Cristo insieme a Trinity. Perché come vedremo anche Trinity è la figura di Cristo, perché il Messia è dentro ciascuno di noi e non si esprime in un solo singolo individuo, ok? E l'anomaleum è come un mausoleo perché in realtà sono in sintonia e devono essere resuscitati per ricordare chi sono e ricordare la loro missione. Quindi Sati poi dice a Neo: mio padre ha progettato le capsule di resurrezione dove erano imprigionati Neo e Trinity. Quindi il padre di Sati ha disegnato e ha progettato quelle due capsule che sono una di fronte all'altra, dove sono stati collocati Neo e Trinity in maniera che fossero molto vicini ma senza la possibilità di essere a contatto. E questa è la strategia dell'analista per sfruttare al massimo l'energia che scaturisce dal femminile e al maschile quando sono molto vicini ma non si toccano. Quando Niobe ascolta ciò, è scioccata e arrabbiata nell'apprendere che Sati aveva sempre saputo che Neo e Trinity erano ancora vivi e non l'avevano detto a nessuno. E quindi Naomi dice: sapevi che lui e Trinity erano vivi e non me l'hai mai detto? E Sati gli spiega che anche se a volte aveva dubitato della sua decisione, sentiva che la città di Ohio aveva bisogno di Niobe perché la città potesse essere costruita. E quindi gli risponde: Ohio aveva bisogno di te, Niobe. Questa città doveva essere costruita per la tua gente. E se ti avessi detto tutto allora, avresti avuto una scelta molto difficile da fare, vale a dire inseguire Neo e Trinity sapendo che sono ancora vivi in una missione di salvataggio e mettendo in pericolo la città che si stava costruendo in quel momento. E questo ha consentito che gli esseri umani della città di Ohio arrivassero ad un punto in cui avessero almeno le risorse di base di cui hanno bisogno. Ora, questo è importante perché rappresenta il fatto che dobbiamo prima arrivare a un punto in cui noi siamo abbastanza forti per fare il lavoro, il nostro lavoro, prima di cominciarlo, ok? Ciò significa che dobbiamo prima prenderci cura di noi e costruire forti fondamenta e poi possiamo fare il nostro lavoro all'esterno. Quindi è importante che facciamo il lavoro di guarigione interiore prima di fare il lavoro esterno per aiutare a svegliare gli altri. E Sati poi continua dicendo: la fuga di Neo ha destabilizzato l'attuale matrice e l'anomaleum attinge ora energia solo da Trinity e pertanto è stato attivato un sistema di sicurezza per ripristinare la matrice alla sua versione precedente. Ora è stato attivato un sistema di sicurezza per riportare la matrice alla versione precedente, ma l'analista ha interrotto questo, chiamiamolo, ripristino e vuole a tutti i costi che questa versione della Matrix rimanga al potere, perché chiaramente se viene ritenuto responsabile della perdita di potere di questa versione della Matrix, lui verrà esiliato come gli altri che abbiamo visto nelle scene passate, e lui chiaramente non vuole che ciò accada. Quindi Sati dice, tuttavia, l'analista ha interrotto il ripristino e ha convinto le autorità che Neo tornerà presto volontariamente, poiché Neo sa che se non lo fa, l'analista ucciderà Trinity. Sati poi dice, chiede a Neo: di fronte alla scelta tra il ritorno alla tua capsula o la morte di Trinity, cosa sceglieresti, Neo?
E Neo dice: tornerei indietro nella capsula. E Sati dice: l'analista ti conosce bene, ma questa conoscenza lo ha reso incauto, costringendolo a non accettare la sua perdita e a andare avanti nel suo programma. Dopo che sei fuggito dalla capsula, avrebbe dovuto accettare la sua, ammettere la sua sconfitta, evacuare Trinity, il che significa portarla fuori da quella capsula e tornare al vecchio sistema della vecchia matrice, ma l'analista non lo ha fatto. Di conseguenza, ora abbiamo la straordinaria opportunità di salvare Trinity. Ora vogliamo fare un piccolo precisione che è importante. Sati, avendo ricevuto tutti i documenti dei progetti di queste due capsule nell'Anamaleum da suo padre, Satya conosce perfettamente come operano queste macchine, quindi ha la capacità di elaborare un piano di salvataggio di Trinity, perché sa come manovrare quelle capsule in modo da liberare Trinity e riportarla nella navicella. Quindi andiamo nella slides 50 e nella scena successiva vediamo che Niobe, ora diciamo un pochino più motivata a entrare in azione, parla ai membri dell'equipaggio della Mene Saint e li informa del piano che Sati ha chiesto e chiede volontari per la missione di salvataggio di Trinity. E quindi alla fine ha trovato un po' di coraggio, perché le è stata presentata un'opzione che ha il potenziale per funzionare se utilizzata. E quindi quando si appresta a chiedere dei volontari ai membri dell'equipaggio, prima ancora che Niobe abbia la possibilità di spiegare di cosa si tratta, ogni membro dell'equipaggio, a cominciare da Bugs, si fa avanti e si offre volontario per la missione di salvataggio della Trinità, di Trinity. E Niobe dice: siete tutti fuori di testa, non sapete nemmeno qual è la missione. E Shepard dice al generale Niobe: ti conosciamo e se dici che questa missione è importante, nessuno di noi sceglierà di restare a casa. Quindi hanno quel coraggio che, diciamo, Niobe non aveva fino adesso. La stessa loro generalista non aveva avuto, non aveva, diciamo, Carlo, mi sa che devi chiudere mutare il microfono, perché sennò ogni volta che fai un piccolo movimento sentiamo, perché vedo che hai un microfono molto sensibile, quindi assicurati che quando non parli lo muti, così. Grazie, perfetto. Quindi abbiamo di fronte dei veri guerrieri, no? Pronti per fare tutto ciò che è necessario per liberare l'umanità. Andiamo nella slides 51, e quindi in questa scena l'equipaggio viene quindi reinserito nuovamente nella matrice e si incontrano con il programma Sati, e lei sta spiegando all'equipaggio il piano della missione di salvataggio e spiega quale sarà tutta la procedura del piano per andare a prendere Trinity nel mondo reale, mentre disconnetterà la sua mente nella realtà della matrice. Andiamo nella slides 52, e l'Anomalium è all'interno di questa enorme struttura qui al centro di questa slides. È un po' buio, comunque si vede questa enorme torre di comunicazione che trasmette l'energia alle macchine e ad altri centri di energia che poi alimentano tutto il mondo delle macchine, e quindi è una delle torri di distribuzione per la loro energia, forse la torre principale, ed è la torre dove Neo era tenuto con Trinity e dove Trinity è ancora incapsulata all'interno di quell'enorme struttura. Slides 53, e il piano di Sati è che Kujaku
porterà la versione digitale di Morpheus, che ha queste caratteristiche di scomporsi in infinite particelle che si chiamano codex, porterà Morpheus, la versione digitale di Morpheus, in un'area proprio adiacente a quella torre. E lui, separandosi in un'infinità di particelle, potrà quindi procedere attraverso questi tubi, che possiamo considerarli dei tubi quasi ombelicali, no? Quasi il corrispondente del cordone ombelicale attraverso il quale il bambino si nutre dalla mamma, questi tubi di alimentazione, che lo porterà direttamente alla capsula di Neo. E quindi andiamo nella slide 54 e vediamo il personaggio di Morpheus che si tira su dopo aver attraversato questi tubi, e Morpheus passa attraverso questi tubi ed entra nella capsula ora vuota di Neo. E andiamo avanti con la slide 55 e poi si issa su questa capsula e si trova in cima alla capsula vuota di Neo e si prepara a fare il salto verso la capsula di Trinity. E questo in un certo senso è un altro tema che si è già ripetuto diverse volte, fare questo salto che rappresenta ancora una volta un atto di volontà, no? Un atto di fiducia, confidando di poterlo fare, ti fidi abbastanza di te stesso da fare quel salto nell'azione per continuare a persistere, per continuare a impegnarti nella tua forza di volontà per la risoluzione della missione. E infatti andiamo nella slide 56 e vediamo questo salto dalla capsula di Neo, che è vuota, alla capsula di Trinity, dove in realtà ancora risiede Trinity. E da qui comincia l'operazione di salvataggio. Quindi andiamo nella slide 57 e quindi Sati simultaneamente, perché il film va in parallelo, c'è Sati che racconta come si fanno le cose e simultaneamente si vedono le cose che vengono compiute, okay? Quindi Sati continua nella sua spiegazione del piano e dice: per scollegare il corpo di Trinity, mentre la sua mente rimane ancora connessa alla matrice, avrò bisogno di un secondo cervello umano per implementare un bypass. E Sati dice: sarà Bugs, dato che Neo deve stare con l'analista nella matrice, ovviamente per cercare di convincere Trinity a uscire dalla matrice, e quindi l'unica mente disponibile che corrisponde abbastanza vicino a Trinity è Bugs. E qui vediamo che quindi Bugs sarà portata da alcune delle macchine sintetizzatrici, le chiamano, che stanno lavorando per l'umanità, che stanno lavorando per la città di Io, che porteranno sulla capsula di Trinity Bugs, e la sua mente dovrà aiutare la mente di Trinity ad aggirare la matrice. E se sto andando troppo veloce e ci perdiamo in qualche dettaglio, fatemelo sapere e ci soffermiamo per un attimo. Intanto vado avanti e andiamo alla slide 58. E qui in questa scena vediamo Bugs che guarda Trinity nella sua capsula, sentendo quella connessione nella sacra, diciamo, dinamica femminile. E l'intera cosa a cui si fa riferimento qui è il potere che le donne hanno di cambiare il mondo, se si risvegliano veramente e incarnano veramente la sacra dinamica femminile dell'aver cura, che guida quindi la giusta azione del sacro maschile nel mondo. E quindi quanto potenti e quanto indispensabili il mondo femminile, le donne, siano nel nostro pianeta, senza l'elemento femminile non sopravviveremo assolutamente. E a questo punto Lexi
che è un altro personaggio nella navicella, chiede a Sati: ma Trinity deve ancora prendere la pillola rossa? E Sati dice: dato che stiamo trasferendo la sua coscienza sulla nave, non è strettamente necessario. Ma ciò che è invece necessario, ciò che conta, è che questa sia una scelta di Trinity. In poche parole, Trinity deve prendere consapevolmente la decisione intenzionale di risvegliarsi dal mondo fantasioso della matrice, diciamo dal mondo dell'illusione e dal mondo del controllo mentale. E lei dice che se l'equipaggio estrae una mente confusa o incerta, con ogni probabilità la ucciderà. E questa è un'idea che noi, che stiamo interpretando nel mondo reale il ruolo di coloro che in qualche modo facilitano il risveglio dell'umanità, dobbiamo tenere conto che se le persone che non sono ancora equilibrate e non hanno almeno curato abbastanza i loro traumi, vengono a consapevolezza del vero orrore del sistema di schiavitù del nostro mondo in maniera troppo rapida, non riescono a sopravvivere, possono diventare estremamente squilibrati e quindi possono anche morire. Quindi, ancora una volta, ecco perché è meglio iniziare a lavorare, diciamo, è meglio focalizzare il nostro lavoro di supporto per il risveglio dell'umanità verso persone che stanno già dando segni di iniziare il risveglio. Questa trasmissione che stiamo facendo non è per tutti, ok? È solo per quelli che stanno cominciando a svegliarsi, ok? Quindi rivolgiamo il nostro intento di, attraverso la nostra gioia, attraverso la nostra unicità, la nostra creatività, di risvegliare l'umanità, ma solo rivolgiamoci solo a coloro che hanno manifestato almeno una curiosità verso il risveglio. E che cominciano a vedere parte del sistema di controllo e capiscono che c'è qualcosa che non va e che non è una cosa buona. E poi, quando queste persone sono state svegliate completamente, poi loro possono aiutare a risvegliare le persone che sono, diciamo, dei casi, chiamiamoli, più difficili, no? Quindi il messaggio in questa scena è che se estrai le menti troppo instabili dalla matrice, potrebbero morire. Il risveglio, se affrettato, viene percepito come una totale perdita di identità e questo porterebbe a risultati orribilmente instabili nel mondo. Se le masse vengono tirate fuori troppo all'improvviso, sarebbe un grosso panico. E questa, forse, sospetto, sia una delle ragioni per cui le cose sembrano andare così a rilento. In realtà stanno andando abbastanza rapidamente. Ma per alcuni di noi, che fin da quando sono piccoli, che sanno che questa cosa deve succedere, c'è un pochino di impazienza, no? Ma dobbiamo tenere conto che se le cose succedono, se non succedono, è perché coloro che facilitano questo risveglio vogliono assicurarsi di avere il meno perdite possibili nel suo processo di attuazione. Ok, detto questo, andiamo avanti alla slide 59. Quindi questa è praticamente la fine della spiegazione di quella scena con Lexi, lì a sinistra, che chiede a Sati se Trinity deve prendere la pillola rossa, e la sua spiegazione è: no, in realtà non deve prendere la pillola rossa, deve solo prendere quella decisione involontaria quando le viene presentata la scelta di uscire dall'illusione. Quindi lo deve fare lei, deve venire dal suo cuore, da lei. Ok, e questa è la scena finale, poi andiamo alla slide 60, e ora vediamo che di nuovo Lexi, che entra negli alloggi di Neo, prima che Neo ritorni nella matrice, dove dovrà cercare di convincere Trinity a lasciare mentalmente la Matrix, e Lexi vuole darle a Neo alcune parole di incoraggiamento, ma anche vuole esprimere i suoi dubbi. E Lexi dice a Neo:
ho pensato che dovresti sapere che sono qui per lei, intendendo Trinity. Tutto quello che ho sempre voluto era essere impavida, come lo è Trinity. Ma aggiungo che oggi ho visto come Trinity ha reagito nel garage, nel senso che non voleva nemmeno essere chiamata Trinity, non era affatto pronta ad uscire dal controllo mentale e dall'illusione. E quindi dice a Neo: e se arrivassimo troppo tardi e se non fosse più davvero Trinity e la sua identità è totalmente inghiottita dalla matrice e non sarà in grado di ricordare chi è veramente? E Neo risponde: un momento che chiudo questo, ecco. E Neo risponde: non ho mai risposto capito. Col messaggio. Ha risposto questo. È una conferma che stiamo andando nella direzione. Okay. E quindi Neo risponde a queste valide, diciamo, preoccupazioni di Lexi: non ho mai creduto di essere il Messia, ma lei, Trinity, ha creduto in me, quindi ora tocca a me credere in lei. E queste frasi molto brevi però sono messaggi piuttosto potenti, nel senso che il sacro maschile e il sacro femminile devono lavorare insieme, devono avere quella fiducia, devono avere quella connessione, devono avere quel legame, devono fidarsi che andranno entrambi sempre nella stessa direzione ed insieme tutti e due si ricordano chi sono ed entrano nella loro vera natura e nel loro vero scopo, nella loro missione per porre fine alla schiavitù umana. Quindi Neo ha fede in Trinity e qui, contrariamente di quando altre volte abbiamo parlato della fede con leggeri connotati, non dico negativi, ma non maturi coscienzialmente, sufficientemente maturi, in questo caso invece la fede è una cosa buona, perché avere fiducia negli individui, avere fiducia nelle persone che conosciamo, che in passato hanno fatto la cosa giusta e hanno aiutato con i loro sforzi e le loro azioni, non è una forma negativa di fede, è più la fiducia, è la fiducia personale di qualcuno che sa che sarà pronto a fare la cosa giusta. E quindi questa è una fiducia positiva, e più persone devono sviluppare questo tipo di fiducia. Se qualcuno ha dimostrato le sue intenzioni e il suo comportamento e le sue azioni sono state onorevoli e sono state a favore del bene, tale fiducia dovrebbe essere a loro data. E questo è ciò che Neo sta dicendo in questa scena. Bene, andiamo nella slide 61 e nella scena successiva vediamo Kojaku, questa macchina che sembra un falco, vediamo che Kojaku solleva Trinity dalla sua capsula e si vede sullo sfondo, dietro a Trinity, che è ancora nella sua capsula con tutte le sue connessioni, tubi e tutto quanto. Non so se riesci a vedere, ma c'è un puntino rosso. E quel puntino rosso cos'è? È un proiettore olografico. E si vede che questo raggio del proiettore olografico proietta l'immagine di Sati. Questo perché un programma non può esistere nel mondo reale. Morpheus, la versione digitale di Morpheus, sì, che tra l'altro è lì nella sinistra di questa slide, perché gli esseri umani lo hanno codificato per aiutarlo a esistere nel mondo reale attraverso queste particelle codex. Ma Sati non è come Morpheus, e quindi Kojaku proietta la sua immagine olografica e sta cristallizzando il suo corpo, mentre così che lei potrà iniziare, diciamo, questa operazione chirurgica per favorire la disconnessione del corpo di Trinity e prepararlo
per quello che lei chiama il suo bypass della coscienza. E come abbiamo detto, siccome suo padre, che ha disegnato questa capsula, gli ha dato tutti i riferimenti tecnici, lei, malgrado non l'abbia mai fatto, conta di poter scollegare le Trinity con successo. Quindi bypasserà, diciamo, la sua mente fuori dalla matrice, aiutare a fare questo passaggio ci sarà Bugs, dove Bugs esisterà simultaneamente nel mondo reale e nella matrice temporaneamente, mentre elimineranno completamente la mente di Trinity e il suo corpo sarà disconnesso e poi portato in salvo nella navicella. Quindi questo è un po' il piano, e Sati inizia il processo per farlo, mentre Neo rientra nella matrice per tentare di salvare Trinity dalla sua falsa prospettiva mentale e per convincerla a lasciare l'illusione della matrice e, diciamo, tornare a essere Trinity. E qui lo vediamo nella slides 62. E nella slide 62 vediamo la scena in cui Neo entra nella caffetteria Simulatte, che era la stessa caffetteria con cui già aveva avuto dei dialoghi con Tiffany, Trinity. Quindi nella caffetteria Simulatte Neo affronta l'analista e l'analista è completamente circondato da agenti armati che non intendono davvero permettere a Neo di andarsene e vogliono che venga reinserito fisicamente nella matrice. È interessante vedere che questo è esattamente quello che Trinity, ancora Tiffany, aveva avuto nel suo sogno, un pochino prima nel film. E quindi Neo si trova di fronte all'analista, circondato da tutte queste diciamo forze dell'ordine, e dice all'analista: tutto quello che voglio è parlarle, intendendo parlare con Trinity. E l'analista dice: beh, torna nella matrice e puoi parlarle tutte le volte che vuoi. E Neo dice: se mi dice che questo è quello che vuole, allora hai vinto, farò reinserire il mio corpo nella matrice. Quindi sta dicendo: lascia che le parli un'ultima volta, e se lei rimane identificata nel tuo mondo e nella tua illusione, allora io mi arrendo, hai vinto, e puoi reinserire il mio corpo e ricominciare ad alimentare la matrice. Ma se lei mi vuole, nel senso che vuole la verità, vuole disconnettersi dall'illusione, allora ci lascerai andare liberi. E l'analista dice: perché dovrei fare una cosa così stupida? E Neo risponde: in questo momento sono su una navicella piena di persone che mi scollegheranno e mi uccideranno fisicamente nel mondo reale prima che ti permettano di riportarmi indietro e reinserirmi nuovamente nella matrice. Quindi dice: se vuoi questa matrice, intendendo la matrice alimentata da Neo e Trinity, questa è la tua unica possibilità. E se non funziona, se Trinity non vuole tornare a essere se stessa, tu tornerai nella matrice e nel potere. Questa è la tua unica possibilità. E se non me la concedi, gli operatori della navicella in cui sono ora mi staccheranno dal cavo e mi uccideranno. E di conseguenza poi non avrai questa matrice, perché i superiori ti sostituiranno e ti elimineranno e torneranno alla vecchia matrice. E questo è un po' rappresentativo del fatto che se i media, diciamo, non hanno successo, vengono spazzati via, no? I media forniscono costantemente alla gente false narrative, ma i loro superiori li spazzano via se non sono efficaci a fare quello che gli ordinano di fare. Quindi
come abbiamo sottolineato altre volte nel passato, vediamo che nella parte, diciamo, nella gerarchia del male, chi sta sopra non ha nessuna esitazione a eliminare chi sta sotto, anche se quello che sta sotto ha servito in maniera straordinaria, anche magari per tantissimo tempo, i suoi superiori. Nel momento in cui non è più utile, viene immediatamente eliminato senza remore e viene anche divorato proprio a livello energetico. Ok, vai Carlo, dimmi. Volevo farti una domanda in merito al cambio tra quello che era l'architetto e quello che è l'analista, no? Nel parallelismo, in un parallelismo con il nostro mondo, tra virgolette, reale, c'è stato questo cambio? Secondo te questo film ci vuole dire qualcosa da questo punto di vista? Cioè c'è stato un cambio ai vertici di chi tira i fili? Oppure è un qualcosa di che fa parte solo del film? No, il cambio sta operandosi proprio in questo momento, proprio in questo istante, in queste settimane, in questi mesi. Stiamo vedendo che coloro che avevano interpretato il ruolo dell'elite del passato, della matrice passata, stanno rapidamente crollando. No? Lo vediamo, tutti i re, le regine, gli aristocratici, ci sono migliaia di persone che sono al capo di aziende, di corporazioni, politici che o si suicidano o si dimettono, stanno completamente crollando. Questo da una parte è grazie all'azione, diciamo, delle forze di liberazione, chiamiamole così. Dall'altra è anche perché le forze della matrice, le occulte della matrice invertita, si rendono conto che devono rapidamente aggiornare il loro sistema operativo, perché siamo a una fine di un ciclo e quindi stanno succedendo così tante cose da parte della luce che stanno facendo delle operazioni chirurgiche anche molto affrettate, infatti stanno facendo tantissimi errori, cosa che prima non facevano mai, proprio per sostituire la vecchia matrice con quella nuova, e vediamo che quella nuova lo possiamo assaporare della fragranza della nuova matrice, che, come diceva il Merovinge nel suo stato di delirio prima dell'azione di combattimento, quando si sono incontrati, quando ne abbiamo parlato la scorsa serata, diceva: la vecchia matrice era almeno interessante, era almeno originale, era almeno, diciamo, ricca di creatività, di no? Invece la nuova matrice, lo vediamo, è proprio veramente il satanismo rivelato aiosa, proprio al 100%. La prima cosa, non si nascondono più, e poi si stanno veramente esprimendo, diciamo, le frequenze più basse in assolute, in una maniera che è priva, completamente assente di, diciamo, anche intelligenza. È proprio, abbiamo toccato il fondo, stiamo guardando l'espressione più bassa di Satana, ok? E una volta c'era, diciamo, uno stile, come proprio come dice il Maravigli, c'era una classe, c'era, diciamo, c'era una... Era il lavoro, diciamo, di Satana era interessante, era intrigante. Adesso è assolutamente diabolico e, come dicono gli inglesi, sfacciato. Scuro. Sfacciato, ma proprio è veramente demoniaco, proprio il demonio proprio al massimo dell'evidenza. Cioè, basta guardare questi transgender, basta guardare quello che stanno facendo, e sta uscendo fuori, no? Il cannibalismo che è imposto alle masse, molti ancora non lo sanno, ma lo sapranno fra un po', che non voglio parlare di... non vogliamo adesso andare troppo su quello che succede con l'adrenocromo, quello che fanno i bambini, gli esperimenti che fanno genetici, dove mischiano
esseri umani con animali, escono fuori delle cose orribili, e proprio anche proprio quello che dicono, no? Non avrai nulla e sarai felice. Cioè, sono cose proprio che siamo veramente tutta questa propaganda sul problema del clima, che è assurdo. Le spiegazioni che danno proprio non si reggono in piedi, sono neanche ridicole, sono bizzarre, ok? Imbarazzanti, direi. Sì, sono imbarazzanti. E io penso che i vecchi seguaci della vecchia matrice, che a questo punto non credo che neanche esistano più, perché sono stati tutti eliminati, divorati e clonati, e hanno ancora, e anche gli stessi cloni hanno ancora, hanno i giorni contati, perché ormai non servono più, anche loro saranno, penso, stupiti da come si stanno evolvendo le cose nei loro settori, no? Nei loro uffici, perché c'è il panico totale e poi c'è la forza demoniaca che ha raggiunto l'assoluta mancanza di intelligenza, di niente, non c'è più niente praticamente, non ha nessun senso, sono nel delirio completo. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sì, il cambio della vecchia matrice e l'aggiornamento a quella nuova sta prendendo piede in questo momento, ma non credo che raggiungerà mai la sua finale implementazione, perché sta crollando, si stanno divorando fra di loro, insomma è un completo collasso, ok? Però c'è un'intelligenza artificiale che ancora vibra, e quella sarà, come abbiamo detto, una situazione a cui noi dobbiamo usare il nostro discernimento e assicurarci che la usiamo nei canali giusti, perché l'intelligenza artificiale di per sé è neutra, non è né positiva né negativa, è l'intento di coloro che usano l'intelligenza artificiale che la possono fare positiva o negativa. Quindi dobbiamo vedere qual è l'intento quando ci propongono queste straordinarie, meravigliose tecnologie, che tra l'altro non sono nuove, ma sono da secoli presenti nel pianeta e ci appartengono, perché ci sono state deprivate, no? La tecnologia di Tesla, la tecnologia, i migliaia di brevetti che sono poi diventati top secrets, no? Sono stati occultati, ci appartengono perché sono stati creati da esseri umani, quindi sono i nostri averi. Quindi quando i liberatori arriveranno, come ripeto, dovranno, cioè, se sono veramente genuinamente da parte dell'umanità, semplicemente consegneranno il bene che è stato, a cui l'umanità è stata deprivata per centinaia di secoli, senza remore, senza condizioni, senza mercanteggiare, senza negoziamenti, senza filtri, no? È un po' come se la tua famiglia 10 generazioni fa era ricca e gli è stato rubato tutti i suoi averi, e quindi di conseguenza tutte le generazioni della tua famiglia fino a oggi sono vissute nella scarsità e nella sopravvivenza, e poi arriva all'improvviso, bussa alla tua porta la polizia e dice: abbiamo trovato ciò che ti è stato rubato e te lo ridiamo, ok? Perché questo è quello che succede adesso, che sta succedendo. Ma la polizia non può dire: sì, te lo diamo, però devi darci l'impronta digitale, devi fare il DNA, devi fare questo, devi fare quello. Allora no, me lo devi dare, basta, ok? Questo dovrebbe essere, diciamo, il vero, genuino, diciamo, la vera genuina azione del sacro maschile insieme al sacro femminile, che si sono uniti, hanno liberato le forze dal male e adesso le consegnano il prodotto dell'infinita abbondanza, lo riconsegnano all'umanità, punto, ok? Ma questo è da vedere, lo scopriremo probabilmente nei prossimi mesi, quando finalmente le forze della liberazione avranno rimosso, diciamo, i parassiti della vecchia matrice,
e vedremo come si riveleranno questi extraterrestri che arriveranno, belli, biondi, meravigliosi, che dicono che ci amano. Dobbiamo vedere, dobbiamo usare il nostro discernimento per capire veramente cosa vogliono, ok? E comunque non voglio scoraggiare nessuno, le cose meravigliose stanno succedendo, ok? Stanno succedendo e succederanno, però dobbiamo essere molto, diciamo, accorti con il nostro discernimento. Dimmi, Carlo. No, volevo fare un super sintetico a proposito del discernimento, no? Che è una delle cose più importanti che dobbiamo, insomma, cercare di sviluppare. Io consiglio di farsi questa, di farci questa domanda quando appunto abbiamo davanti delle scelte o dobbiamo valutare un qualche cosa. Basta chiedersi semplicemente se quello che stiamo facendo è funzionale alla nostra evoluzione animica o meno, cioè cosa ci dà, cosa ci porta quella cosa, ci aiuta a evolvere o ci sta facendo qualcosa che è danneggiante o magari semplicemente è insignificante, è sterile a questa, a questo scopo, a questa funzione. Quindi per me tutto quello che non va nella direzione di questo è insensato, è inutile e quindi lo accantono a prescindere. Oppure un qualcosa che va nella direzione perlomeno della risata, che almeno ci facciamo quattro risate e ci divertiamo, allora va bene. Però ecco, cercare di farci questa domanda semplicemente, che già fa una bella, ci aiuta a fare una bella selezione. Mi chiediamoci, facciamoci questa domanda, cioè quello che stiamo andando a fare ha senso, è nutriente per la nostra anima, aiuta a sviluppare il nostro sé, a crescere oppure no. Certo, bello, ci sarebbe molto da dire, ma non possiamo soffermarci stasera, ma di parlare sulla risonanza, sul discernimento è una trasmissione già essa, già di per sé, potrebbe riempire un paio d'ore di conversazione, se non più. Bene, allora, se non vogliamo aggiungere altro, torniamo alle nostre slides, perché adesso stiamo finalmente entrando, diciamo, nel cuore dell'azione, nel momento, diciamo, nel giro di boa del film, ok? Quindi concludiamo il breve dialogo fra l'analista e Neo, e chiaramente l'analista non vuole essere eliminato, vuole che questa forma della matrice continui, e quindi, sentendo che in realtà non ha grosse scelte, risponde: ok, mi piacciono i test, lasceremo decidere a Tiffany, ok? E qui comincia, diciamo, la scena, andiamo nella slides 63, e Sati, dall'altra parte, intanto finisce il passaggio per la coscienza di Trinity nel mondo reale, nell'anomalium, mentre nella matrice, finalmente, Trinity entra nel simulatte, nel caffè shop, nel negozio, nella caffetteria simulante. E come abbiamo detto, ricorderemo che questo sta avvenendo in questo luogo dove Neo e Trinity già si erano incontrati diverse volte in precedenza in altri film. Andiamo nella slides 64. Dopo essersi seduta, Tiffany, la chiamo Tiffany perché ancora è Tiffany, parla con Neo e dice: dopo che te ne sei andato, sono tornata a casa e ho giocato con la Matrix, riferendosi al gioco che lui, come Thomas Anderson, ha programmato. E dice: continuavo a pensare, perché questa storia mi sembra un ricordo? E ancora qui viene introdotta l'idea della memoria, no? Ricordare chi siamo, che è la situazione in cui ci troviamo ora nel nostro mondo. Per cambiare dobbiamo veramente ricordare chi siamo. La storia le sembrava un ricordo semplicemente perché erano davvero i suoi ricordi, è stato davvero quello che le è successo. Quindi dice:
Poi c'è un'altra parte di me che si sente come se avessi aspettato te e mio per tutta la vita. Vorrei essere chi pensi che io sia. Quindi desidera essere quel personaggio di Trinity e quella sua, e avere quella sua vera identità, ma poi dice: ma guardami, non posso essere lei. Quindi non è ancora convinta, non si è ancora ricordata chi è ancora bloccata nell'illusione di essere la moglie e la madre e di avere quella famiglia ed essere quel qualcuno nei ruoli identificati dall'ego che la matrice e l'analista le ha dato. E potremmo per un attimo sfiorare l'idea che questa possibilità appartiene a tutti noi. Ok? E poi il dialogo si interrompe perché arriva la famiglia di Tiffany. E guarda caso, e qui possiamo andare nella slide 65, guarda caso la matrice, non appena ci sono potenziali progressi, immediatamente interferisce. Quando c'è una possibilità di risveglio, sembrano quasi che non lascino mai le cose al caso. E devo dire che io spesso ho vissuto queste situazioni in cui c'era nel mio interloquire con qualcuno o nel progredire in certi processi creativi si stavano facendo dei progressi e cose succedono che senti proprio che c'è qualcosa che sta cercando di frenarci, di impedirci, di bloccarci. E questo è un esempio, ok? Che io penso tutti noi, che poi ce ne accorgiamo o no, dipende da quanto noi siamo collegati con la nostra anima, perché se siamo nell'ego vediamo tutto in maniera fatalista e molto lineare, quindi diciamo questa è la vita, no? Ma in realtà vedremo sempre più spesso che questa non è la vita, questa è la vita controllata da una matrice invertita, ok? Quindi nella slide 65 la sua famiglia entra in scena e le stanno raccontando questa storia che una delle sue figlie è stata investita da un'auto e stanno pregando Tiffany di andare in ospedale con loro per vedere sua figlia che si è rotta un braccio ed è stata ingessata dai dottori dell'ospedale. Ok? E queste sono le storie che spesso io ho notato nel mio cammino che arrivano. E c'è un momento in cui la sincronicità ha creato dei potenziali meravigliosi e arrivano queste storie. No, c'ho mia figlia, mio zio, mio nonno sta male, mio padre, devo fare questo, devo fare quello. E quindi quella straordinaria potenzialità che si era prestata, si era posta di fronte ai nostri occhi, si scioglie e non si cristallizza. E io spesso a queste persone gli dico: cosa ti fa pensare che questo che hai di fronte ai tuoi occhi non faccia parte proprio della soluzione di questi problemi che hai appena enunciato? È una riflessione molto interessante da fare, ok? Ma la mente lineare non mette insieme queste due cose perché pensa in maniera lineare, non in maniera olistica. Quindi se io devo andare da A a B perché A a B c'è qualcosa che succede e sento la mia anima che dice gira a destra, l'ego dice come gira a destra? Dobbiamo andare a B perché questa è la prassi, no? Perché la mente lineare segue sempre la logica, quindi qualcosa che non è logico viene immediatamente scartato, rifiutato. Invece dobbiamo lasciare che la follia, che non è follia, anch'essa è grande logica, ma è una logica olistica, è una logica che vede fuori dal gioco e quindi da fuori dal gioco
puoi vedere tutti i tasselli, cosa che invece la mente lineare non può. Ok. Comunque non voglio divagarmi troppo su questo, questo fa parte del processo creativo e su come, diciamo, rispondere alle situazioni che si presentano di fronte a noi nel nostro cammino creativo e come discernere quando usare la mente olistica e quando usare la mente lineare. Okay. Tornando a Tiffany, quando la sua famiglia la spinge con grande dramma, no, che ci sono cose importanti da fare, andiamo, torna a fare il criceto che gira nella ruota. E Tiffany sta guardando Neo con totale paura, e in un certo senso con una sorta di delusione, quasi con le lacrime agli occhi. E lei dice, è troppo tardi. Nel senso che è troppo tardi per lei, è intrappolata in questo mondo fantastico, anche se si è fatta un'idea di chi è, di chi sia veramente sotto la superficie, non pensa di avere la forza di volontà per liberarsi mentalmente. E questa è un'altra cosa interessante da dire. Tutti noi, dentro di noi, in fondo, sappiamo la verità. Ok? La sappiamo, ma non abbiamo spesso la forza di volontà per accettarla. E quindi Trinity, Tiffany, si allontana dalla scena per uscire con la famiglia e Neo dice capisco. E a quel punto non cerca di forzare la questione. E è da apprezzare, diciamo, Neo, che manifesta una spiccata forma di rispetto per l'essere umano, per l'umanità, accettando anche cose che lui non preferirebbe. E questa è una forte dote di umiltà che tutti noi dobbiamo anche imparare a esercitare. Quindi vuole che lei prenda questa decisione di sua spontanea volontà, quindi non forza le cose. Ok? Passiamo alla slide 66. E Bugs, che realizza che nel mondo reale qualcosa non sta funzionando a causa di ciò, e quindi inizia, diciamo, a cadere qualcosa nel corpo di Trinity, nell'anomalium, e chiede a Sati cosa sta succedendo, cosa c'è che non va, e Sati dice Neo si sbagliava. Quindi stanno realizzando che la missione alla fine potrebbe essere un fallimento, malgrado Neo aveva riposto la sua fiducia in Trinity e pensava che si sarebbe risvegliata la sua vera identità e avrebbe lasciato il mondo della fantasia e del controllo della mente, ma sembra in questo momento non essere abbastanza potente per farlo. E ora andiamo alla slide 67. All'interno della Nemesis, sul ponte della Nemesis, l'operatore si sta preparando a staccare la connessione di Neo con la matrice e a ucciderlo fisicamente nel mondo reale. Perché se il piano non funziona, non possono permettere alle macchine di reclamare Neo e rimetterlo al posto, di farlo ritornare nella capsula. Quindi questo operatore si sta preparando a uccidere Neo, a staccare la spina, ma non lo fa ancora, sta aspettando che alla fine venga presa la decisione. E andiamo nella slide 68. A questo punto, se mi ricordo bene, abbiamo il videoclip, quindi non so se è meglio prima parlare del videoclip e poi vederlo, o è meglio prima vederlo e poi parlarne. Voi cosa dite? Come preferisci. Ok, allora... Prima vederlo? Vederlo. Okay. Ok, allora vediamo questo video che dura brevissimo e poi ne parliamo. Benissimo. Ok. Questa è una delle fasi più... delle scene più emozionanti, immagino che tutti quanti concordate su questo momento molto importante.
E allora discutiamo i dettagli, perché anche se la scena è breve, sono tanti e sono importanti. Quindi quando Tiffany sta per uscire all'interno della Matrix nel caffè, il marito di Tiffany, Chad, inizia a tirarle il braccio per cercare di tirarla fuori dal bar e convincerla ad andare con la sua famiglia, anche se Tiffany è già convinta. E lui dice: Tiffany, devi venire con noi. E poi ripete il suo nome ad alta voce: Tiffany. E andiamo nella slide 69. E quando le dice questo, mentre le tira il braccio, cercando di mantenerla dentro la matrice, in modo simile a come l'analista allo specchio, se vi ricordate, stava dicendo a Thomas Anderson, mio, che era tutta una fantasia e che la matrice era il mondo reale e stava cercando di tirarlo dietro attraverso lo specchio, questa volta è lei che viene tirata da un agente della matrice. Chad, suo marito, è, come vedremo, uno dei robot gestiti dall'analista, e che rappresenta il fatto che molte persone nel mondo sono gestori per gli altri, sono lì per farti rimanere nella matrice del controllo, ti convincono a restare all'interno del controllo, perché sono interamente controllati dalla matrice. E sono sicuro che conosciamo tante di queste persone che fanno tutto per farci stare, no? Dove siamo, anche e anche soprattutto nella nostra famiglia, ci sono tanti che lo fanno benevolmente, con amore, ma senza saperlo stanno lavorando come agenti della matrice, ok? E ti convincono a restare nel bozzolo, ok? Sì, vai, vai. Scusa Marco, colgo l'occasione perché facendo anche il terapista vedo tantissime situazioni in cui i corpi proprio soffrono determinate situazioni. Sappiamo bene che l'anima comunica attraverso il corpo, attraverso la sofferenza, quando manca libertà e quando manca amore. E vedo che tante di queste situazioni sono legate proprio anche alle relazioni, all'aspetto relazionale. E a mio avviso il programma tendenzialmente del matrimonio, così come è impostato oggi, così come la relazione è impostata oggi, che è impostata sulla castrazione e non sulla libertà, porta proprio le anime a sofferenza. Io credo che il matrimonio sia uno dei programmi che crea più sofferenza proprio all'interno del mondo della matrice, creato proprio dalla matrice invertita. E quindi c'è proprio bisogno di fare un lavoro anche su questo, in questa direzione. E il fatto, per esempio, di sentire quell'impulso dell'energia femminile, cioè dell'anima, della voce dell'anima che ci crea, che ci chiede magari un cambiamento, che ci indica quella direzione, quel passo nel vuoto da fare per magari a volte anche in un qualche modo liberarsi da quella situazione, per lasciare magari quella situazione, quella il marito, la moglie, quello che è, insomma, in quel momento il compagno, non per forza anche bisogna essere sposati, ma si rimane incastrati, perché poi c'è il programma sempre impostato della matrice che ti dice che è peccato, che è sbagliato separarsi, no? E quindi tutto questo crea un sacco di frustrazione e di sofferenza, quando noi sentiamo e seguiamo quella voce interiore che ci porta, ci spinge verso la libertà, facciamo un'azione che non è buona solo per noi, ma è buona anche per l'altro, perché anche l'altro è incastrato in una situazione falsa, artificiosa, un falso equilibrio
che si tiene in piedi, si tira avanti solo per quelle questioni di educazione, no? Non so come dire, o di paura di essere giudicati, per paura di restare soli, per mille cose, insomma, ecco, diciamo così, e perché ce lo impone la cultura e la società. Quindi quando facciamo queste scelte, quando seguiamo il femminile, seguiamo il sentire, inneschiamo tutta una serie di reazioni a catena che muovono proprio verso l'amore, verso la libertà, oltre che non solo per noi, ecco, ma anche verso l'altro, perché liberiamo in quel momento anche l'altro, permettiamo all'altro di uscire da quella situazione di comfort e entra, io la chiamo più che di comfort, discomfort, perché poi in realtà c'è sofferenza, ma è una situazione di falso equilibrio, quindi è un falso comfort, quindi uno scomfort, e quindi invece di avere quel coraggio, che è questa parola che poi vediamo Neo spesso rappresenta, no? Verità e coraggio in questo film, di osare, di fare quel passo che gli altri non fanno. Infatti è scomodo perché rappresenta la verità, e sempre quando arriva Neo tutti vanno un po', chi non è in questa direzione va un po' in panico, va in difesa, no? Quindi invece di accoglierlo come un grande dono e di seguire questa voce interiore, questa parte. Vabbè. Bello, ottimo. Volevo aggiungere questa riflessione, grazie. No, è un'ottima riflessione, e parte di questa riflessione ne vediamo proprio la conferma in questa slide, la 69, e perché se osserviamo, non è un caso che la mano di Chad sta aggrappandosi alla giacca di Tiffany, quindi non la tiene per mano, e questo sottolinea il fatto che non c'è una vera connessione. Chad e Tiffany rappresentano quella connessione non genuina, quella connessione illusoria, che anche, come dici tu Carlo, nella famiglia può succedere, succede anche piuttosto spesso. E quindi se vediamo la slide attentamente non c'è un vero contatto tra loro, la sua giacca da motociclista è tra la sua mano e il suo braccio, quindi non c'è un vero tocco di pelle, quindi questo è rappresentativo simbolicamente e allegoricamente di una connessione falsa, una connessione che non è genuina, perché come è stato detto la connessione genuina tra gli esseri umani può avvenire solo quando entrambi sono collegati alla verità. Quindi Trinity ha una tendenza a ricollegarsi alla verità, ma Chad chiaramente non ha nessuna connessione con la verità. E quante volte vediamo questa vita di coppia nella famiglia, no? questa struttura, un elemento vuole volare, l'altro lo convince a rimanere giù nella matrice. Quindi questo è ciò che rappresenta. E quando la chiama ad alta voce Tiffany, quando la chiama Tiffany molto forte, quando dice ad alta voce il suo nome, che deve venire con lui, ciò, questo suono, lo fa finalmente risvegliare a Trinity. E vediamo nella slide 70 il personaggio di Tiffany, mentre sta per ritornare a essere Trinity, esprime le sue ultime parole da Tiffany, e dice a Chad, anzi forse queste sono già parole di Trinity, vorrei che tu smettessi di chiamarmi così, odio quel nome, il mio nome è Trinity ed è meglio che tu mi tolga le mani di dosso. Quindi si sta finalmente risvegliando la sua vera natura, la sua vera identità. Questa è l'idea della memoria, sta ricordandosi chi è, e questo è quello che l'umanità deve fare, dobbiamo ricordarci chi siamo. La maggior parte dell'umanità non ha idea di chi è, la maggior parte dell'umanità pensa di essere l'ego, ok? E pensa di essere questo gioco che per l'anima è un battito di ciglia che si chiama viaggio umano. E quindi una volta che capisce che è un'anima, quindi una vita infinita,
e sta semplicemente facendo un gioco, ecco che il gioco acquisisce dei, diciamo, una fragranza più leggera, no? Non si prende niente più troppo sul serio, si gioca, ma sappiamo che è un gioco. E noi siamo molto più del gioco. Invece l'umanità pensa di essere il gioco e pensa che non esiste altro che il gioco e pensa che quando finisce il gioco lei finisce di esistere. Quindi Trinity sta ricordandosi chi è e qual è il suo scopo. E poi Chad immediatamente, una volta scopertosi, si rivela per quello che veramente è, e i suoi occhi vanno nel codice a matrice, quindi si trasforma istantaneamente in un robot. Lo era un robot, ma prima stava interpretando un ruolo, che è gestito dall'analista, e quindi inizia ad attaccare Trinity. E, come ripeto, sospetto che c'è una grossissima fetta, una grossissima percentuale dell'umanità che è come Chad, ok? Che sta interpretando un ruolo importante, perché attraverso di esso noi possiamo capire tante cose, ma nel momento in cui si scoprono le carte, si rivelano per quello che sono. E solitamente nel nostro mondo o scompaiono dalla nostra vita o il loro ruolo è finito e quindi ci sintonizziamo in una versione di questi individui che adesso riflette la nostra nuova offerta vibrazionale. Okay? Andiamo nella slide 71 ed ora anche Neo sta mostrando alcuni dei suoi poteri di cui si è ricordato e quindi lancia gli agenti in aria con questa enorme esplosione di energia, come ha già fatto molte volte nei film, in questo film e anche nei film precedenti. E subito dopo averlo fatto, perché ora entrambi stanno facendo progressi, cosa succede? Chiaramente l'analista interviene e ferma il tempo, e il tempo si sta muovendo di nuovo in bullet time, quindi estremamente lento. E in questo bullet time, che abbiamo già spiegato di cosa si tratta la scorsa serata, poi l'analista alla fine dice: sai, non c'è modo che io possa lasciarti libero. Sto dicendo che non è mai stata davvero una scelta per lui. Cercherò di fermarvi o di uccidervi entrambi, ma non vi lascerò mai liberi, perché poi, se vi lascio liberi, tornerete in qualsiasi versione della matrice che creiamo e cercherete di liberare le menti, e non possiamo che ciò succeda. Possiamo permettere che ciò succeda, specialmente non con voi due. Insieme, quando vi ricordate chi siete e state insieme, il vostro potere e la vostra missione, diciamo, sono grossi problemi per la matrice. Quindi non succederà, vi ucciderò se devo, proprio qui. E quindi ecco che esce fuori il déjà vu di cui la gattina nera, che a volte appare nei film della matrice, è rappresentativa. Ok? E andiamo nella slide 72. L'analista punta la sua pistola alla testa di Trinity e dice: lei muore ed è tutta colpa tua, Neo. Mentre lui punta la pistola alla testa di Trinity. E poi succede un colpo di scena. Smith si presenta, l'agente Smith sorprendentemente arriva, questa volta per aiutare Neo e Trinity, perché anche lui non vuole essere eliminato da questa versione della matrice e non vuole tornare a essere sotto il controllo dell'analista, essere al suo guinzaglio, non vuole essere gestito dal mondo delle macchine e non poter essere l'agente Smith, ok? Attraverso il quale lui vuole riprendere il suo potere. Quindi andiamo nella slide 73, Smith si presenta e disarma, no? Fa cadere la pistola dalla mano dell'analista
e dice all'analista: io e Tom abbiamo molto più in comune di quello che pensi. Una volta che lui è uscito, solo allora anch'io sono diventato libero di essere me stesso. Quindi sta dicendo che lo ha rimosso dal controllo dell'analista quando Neo è stato rimosso dalla matrice, Smith anche si è rimosso dal controllo dell'analista. E in quella scena in cui arriva alla, in questa scena arriva alla piena consapevolezza di chi è, in pieno ricordo e memoria di chi è, ed ora è di nuovo il vecchio agente Smith come agente virale. E ovviamente l'analista non vuole ciò, ma Smith sì. E quindi andiamo nella slide 74. A questo punto entriamo nella fase della superazione. Quindi gli agenti continuano ad attaccare Neo e Trinity mentre Smith attacca l'analista, e nel frattempo Kojaku, nel mondo reale, disconnette, scollega il corpo di Trinity dalla sua capsula, e poi Sati inserisce Bugs come bypass della coscienza di Trinity, come l'ha chiamato lei, bypass. Quindi questo permetterà a Trinity di iniziare a risvegliarsi completamente dalla sua vera identità nella matrice. E Bugs andrà avanti e indietro come se fosse Trinity nella matrice. Quindi Trinity sta per iniziare il suo processo di estrazione della coscienza, che normalmente viene fatto con la pillola rossa. Andiamo alla slide 76-75, e in questo bypass si può vedere che Bugs si comporta quasi come se avesse preso la pillola rossa. Quindi questo bypass, quando questo bypass viene avviato, quello che ha Trinity si espande anche a Bugs, e sta succedendo a Bugs qualcosa di simile a quello che è successo a Neo quando originariamente stava trovando il suo potere all'interno della matrice. Quindi ora Bugs sta davvero raggiungendo il suo vero potere e inizierà a riattivare i suoi poteri come Neo ha fatto nella matrice. E a questo punto andiamo nella slide 76, e quindi l'analista impazzito dice a tutti i suoi programmi che non possiamo lasciare che questo accada, e quindi diciamo sprona tutti i suoi agenti di attaccare e fermare il più possibile sia Trinity che Neo. Non possiamo lasciare che Trinity si risvegli completamente, perché se il femminile si sveglia davvero, se la vera cura si sveglia davvero, per noi è finita, perché è questo che guida la giusta azione del mondo. Quindi ancora una volta un riferimento al fatto che le donne entrano, hanno un grossissimo potere, ma io direi di andare oltre, non solo le donne, ma è proprio l'energia del sacro femminile che è presente sia nell'uomo che nella donna che deve risvegliarsi. Quindi indipendentemente da se siamo uomini o donne, il sacro femminile deve ritrovare il suo equilibrio e unirsi nella danza con il sacro maschile, così che abbiamo raggiunto il nostro centro, e poi indipendentemente se siamo uomini o donne, siamo in equilibrio, siamo anime, e a questo punto il gioco della matrice è finito. Ok. Quindi l'analista ordina alle macchine di ucciderla ad ogni costo, e gli agenti la stanno inseguendo, mentre nel mondo reale le macchine, diciamo, sentinella, e lo vediamo nella parte destra di questa slide, stanno andando alla sua capsula, alla capsula di Trinity, ma scoprono che è troppo tardi e che il corpo di Trinity è già stato rimosso e portato a bordo della Nemesis. Quindi le macchine arrivano al baccello vuoto, e questa è la tomba vuota. Questa è l'idea della tomba vuota dopo la resurrezione. Il corpo non c'è. E questa è ancora un'allegoria biblica, perché Trinity rappresenta ora la figura di Cristo, una figura cristica che è risorta dai morti, risorta dall'essere morta spiritualmente. Quindi entra nella nuova vita del mondo,
in modo che possa influenzare la vita per il meglio del mondo come una forma superiore di coscienza. Potremmo parlare fino a... Vai Carlo, dimmi. Scusa Marco, ci tengo sempre a fare questi paralleli con il mondo un po' dell'autodeterminazione, no? Sì. E nella mia lettura che sto dando in questo momento qua, mi è venuta questa intuizione, non so se può essere giusta, chiedo anche a te, la capsula a cui è attaccata Trinity e da cui il sistema attinge è come se rappresentasse la nostra carta d'identità, cioè il codice fiscale, cioè la creazione del soggetto giuridico a cui poi il sistema si aggancia, viene iscritto a tutte le varie balle e da lì ti ciucciano qualsiasi tipo di energia. Era una, non so se può essere un'associazione interessante o no. No, assolutamente, è una perfetta allegoria, ha inserito una nuova allegoria del film, Carlo. E quindi quello che la mia intuizione è che somigliava anche a una bozzolo della farfalla, crisalide, ecco, vuota, che ecco, la Trinity è uscita, la farfalla ecco, è volata. E quindi sì, la crisalide è rimasta, l'hanno trovato le macchine vuota, potrebbe essere. Bellissimo ragazzi, no, è fantastico. E infatti, queste sono tutte analogie giuste, allegoriche, perfette, calzano a pennello, e l'idea della risoluzione di Trinity, della sacro femminile, diciamo che calza con la possibilità che scopriremo presto che la figura di Maddalena non era quella che ci era stato detto, perché la coscienza di Cristo è sia maschile che femminile, quindi sia Gesù che Maddalena rappresentavano la coscienza di Cristo, ok? La coscienza cristica. Gesù nella versione maschile e Maddalena nella versione femminile. E infatti penso che presto scopriremo che la storia di Gesù è molto diversa da quello che ci è stato detto. Ok? E adesso non mi dilungo perché non voglio anche creare controversie di carattere religioso. E quindi andiamo alla slide 77 e qui ora Trinity e Neo sono ora trattenuti da tutti gli agenti che cercano di impedire che essi si entrino in contatto fisicamente. Non vogliono che si tocchino, perché è allora che accadono, come dice l'analista, molto cose brutte nella matrice. E quando il sacro femminile, l'emozione, il cuore, la vera cura, si unisce al matrimonio alchemico, di connessione con la giusta azione, con la forza di volontà, con coraggio, che è il sacro maschile. Andiamo nella slide 78 e qui vediamo che alla fine entrano in contatto ed ora si ricordano entrambi chi sono e stabiliscono quella sacra connessione del matrimonio alchemico. Andiamo nella slide 79 e vediamo che fanno esplodere il potere esplosivo che emerge dalle loro mani e tutti gli agenti della Matrix vengono respinti e sostanzialmente disattivati. E questi robot vengono spazzati via. E questi erano i programmi dell'ingegnere, dell'analista. Quindi vengono disattivati con questa enorme esplosione di potere tra Neo e Trinity. E queste relazioni, come abbiamo detto, del maschile col femminile, quando co-creano insieme. E nella slide 80 vediamo la stessa esplosione da una diversa prospettiva e andiamo nella slide 81 e quindi ecco loro che sono finalmente entrati nel loro vero potere, stanno finalmente realizzando chi sono veramente e ricordando cosa sono venuti lì a fare nella matrice, in questo caffè simulatte all'interno della seconda matrice. Slide 82.
e l'analista si fa avanti e dice: non è finita, avvierò subito il lockdown. È interessante che usa questo termine, lockdown vuol dire il blocco. Questo è chiaramente un riferimento di nuovo alla storia della pandemia, modalità lockdown. Quindi farà in modo che tutti, chiunque sta lì fuori, che fa parte dei suoi gestori, cerchi di rinchiuderli, isolarli e non permettere a loro di uscire dalla matrice. Quindi lui dice: se voi due siete qui completamente risvegliati, allora finirò le vostre vite qui. Non permetterò che usciate fuori dal mondo reale, perché allora potreste tornare nella matrice e provare a rimodellarla come volete, e non lo permetterò. E andiamo nella slide 83, e ancora una volta un colpo di scena dal nostro simpatico Smith. Smith emerge ancora una volta per aiutare Neo e Trinity e spara all'analista e fa saltare i codici del suo programma, e quindi l'analista non può restare nella scena. Quindi questo rappresenta due programmi, lo Smith e l'analista, che fanno guerra fra di loro. E Smith elimina temporaneamente da questa scena il codice dell'analista e poi si rivolge a Trinity e Neo e dice: qui è dove finisce la nostra piccola inaspettata alleanza. E dice: non aspettarti altro aiuto da me, l'ho fatto perché abbiamo un nemico in comune nell'analista e non voglio essere al suo guinzaglio. Quindi in pratica gli sta dicendo: l'ho messo fuori di qui per te per ora, così voi potete provare a uscire da qui, ma questo è tutto, qui finisce la nostra alleanza. E andiamo nella slide 84 e vediamo cosa aspetta negli sguardi di questi zombie. Vediamo cosa gli aspetta fuori a Neo e a Trinity e anche a tutta la, diciamo, parte dell'equipaggio della Menacing. E a questo punto inizia quello che l'analista chiama la modalità sciame. L'analista ha ora attivato tutti i robot che ha, e questo rappresenta tutte le persone che sono sotto, nel nostro mondo reale, che sono sotto il perfetto controllo mentale e sotto il completo possesso da parte degli ingegneri sociali del sistema del nostro mondo, e i quali queste persone. È un paradosso, perché sono disposte a sacrificare con la vita, a proteggere con la loro vita i loro stessi carnefici. Ok? E questo paradosso lo abbiamo visto ormai un innumerevole quantitativo di tantissime volte, soprattutto nelle nostre ultime 3 anni, in relazione con quello che è successo con il virus e con tutto il resto. E quindi questo rappresenta tutte quelle persone che sono sotto il perfetto controllo mentale del sistema. Molte di queste persone possono essere attivate e usate dagli agenti attraverso diversi fenomeni psicologici. Uno è la sindrome di Stoccolma, di cui magari parleremo un'altra volta. Altri è perché sono stati programmati pesantemente dal sistema e poi sono stati rimessi in circolazione dopo che sono stati passati attraverso dei severi programmi mentali, molti lo chiamano MK Ultra, e quindi questi zombie, no? Proprio rappresentano gli sciami di zombie, ok?
E voglio raccontare un piccolo aneddoto. Mi pare che un anno e mezzo fa, quando eravamo ancora nel pieno della pandemia, ricordo che l'ufficio della sanità in America, quindi parliamo di una istituzione molto, tra virgolette, importante, fece uscire un blog, nel suo blog, un articolo che diceva come comportarsi in caso di attacco zombie. Ok, quindi stavano già preparando, come fanno sempre le masse, anticipando quello che loro avevano programmato, che poi, diciamo, non è successo, o è successo solo in casi ridotti, perché stanno succedendo tutte le cose che stiamo vedendo che stanno succedendo da parte delle forze della liberazione, che stanno interrompendo questi piani nefasti. Ok, bene, adesso andiamo nella slides 85. Neo, quindi, una volta usciti dal caffè, tenta di volare. È anche abbastanza buffa quella scena, che cerca di volare, ma i suoi poteri non sono ancora completamente sviluppati come lo erano nella matrice precedente. Quindi questa è una chiara rappresentazione allegorica su cui lui ancora non ha avuto modo di lavorare abbastanza per poter davvero cambiare le cose. Non ha trovato ancora tutto il suo potere, quindi stanno operando in uno stato che in qualche modo non riflette il vero potere che aveva espresso Neo nella prima matrice. Pertanto non può farli volare via da lì per poi ottenere un'uscita fornita dall'equipaggio, dall'Emesis, perché sono ancora troppo deboli dal punto di vista di come possono effettivamente cambiare le cose in questa realtà. Quindi tentano di fuggire sulla motocicletta di Trinity, come Trinity aveva già sognato quando ancora era Tiffany, mentre lo sciame di zombie si avvicina a loro e le persone li attaccano da ogni angolazione. Adesso andiamo nella slides 86, e mentre tutto ciò sta accadendo e stanno tentando nel mondo della Matrix di scappare e trovare una via di uscita, il corpo di Trinity nel mondo fisico viene portato a bordo della Nemesis. Ma mentre tutto questo accade, l'analista inserisce nella Matrix, attiva nella Matrix, qualcosa che, di nuovo, che non avevamo ancora visto prima, ed è qualcosa di molto molto oscuro, molto, diciamo, disturbante, e cioè la programmazione del suicidio. E questa programmazione del suicidio esiste sul serio nel nostro vero mondo reale. Esiste una cosa che si chiama programmazione del suicidio Monarch, ok? Dove, se si vuole, si può indurre al suicidio diversi, diciamo, diverse situazioni, diversi individui che stanno interpretando specifici ruoli, per esempio agenti o persone che vivono, che lavorano all'interno del sistema di controllo, no? Anche membri della linea di sangue delle varie famiglie. Se questi stanno facendo degli errori o vogliono passare dalla parte della luce, ecco che vengono, o comunque cercano di rivoltarsi contro la matrice, ecco che non sempre vengono assassinati, ma a volte viene diciamo attivato un programma di controllo mentale, che può essere attivato attraverso una specifica parola o delle specifiche frasi, o a volte dei suoni, no? Una sequenza di suoni, e questo li fa scattare in modalità autolesionista, in cui cominciano costantemente a pensare all'idea che si devono suicidare. Ed è così che li convincono a suicidarsi. E questo è ciò su cui l'analista si rivolge, rappresentando quella programmazione molto reale del nostro mondo. Attiva la programmazione suicida, e quindi vediamo a un certo punto nella scena, mentre Trinity e Neo scappano con la motocicletta, che
cascano queste bombe umane, che poi tra l'altro, come abbiamo già detto, umani veramente non sono, e quindi dalle finestre vediamo che centinaia di corpi sfracellano nel suolo cercando di colpire Neo e Trinity con la loro motocicletta. Posso, quindi, Marco, fare? Sì, sì, vai. Io intanto chiudo un attimo la porta. Tu vai, Carlo. Ok. Volevo proprio porre l'attenzione su questo che io definisco esso stesso un programma della matrice, cioè quello di pensare anche questa cosa di essere sempre attaccati, cioè che la luce viene attaccata o che qualsiasi cosa, insomma, c'è pieno di zombie che ci attaccano, che qua di là, insomma. Questo perché? Perché, per esempio, nella mia esperienza, anche personale proprio, inizialmente quando facevo anch'io le conferenze così avevo paura anch'io di essere attaccato, di non essere accolto in un qualche modo, che la parola anche un po', diciamo, non dico presuntuosamente, ma della verità di alcuni concetti che magari possono essere esposti come una sorta di scomodità, ecco, venissero poi attaccate. E infatti quando partivo con questo programma dentro, spesso e volentieri mi attiravo gente che poi attaccava e accusava. Da quando invece ho cambiato io il programma mio dentro e mi sono posto con il programma di dire invece di essere, voglio essere accolto, basta essere attaccato, voglio essere accolto, in senso perché la gente non dovrebbe accogliere questa cosa? E da quando ho cambiato questo programma, devo dire che dentro di me non mi è mai più successo, anzi effettivamente trovo una non so come dire, un'accoglienza, una facilità di penetrazione di informazione completamente diverso. Quindi è vero questo, in un certo senso, diciamo, nella vecchia matrice c'era questo programma, ma iniziamo già anche noi che stiamo lavorando su questo a iniziare a cambiare questi programmi. Perché facevo un'altra osservazione, anche sarò veloce, per esempio sul fatto che tutti, bene o male, all'interno del film portano gli occhiali scuri in una realtà dove non esiste il sole, cioè non c'è il sole, non si è mai visto. Quindi che senso ha mettere gli occhiali scuri? Ne abbiamo parlato l'altra volta, che possono avere altri sensi, no? Però guardiamolo anche da un punto di vista più di quello che è l'evidenza e a volte la cosa semplice. Può essere anche questa un'interpretazione come una provocazione da parte del regista di dire ok, accorgetevi anche voi che questo è un film, cioè guardate anche questa cosa, no? Non so se sono riuscito a spiegare questo concetto. Quindi ritorniamo sempre anche nella nostra potere creativo e iniziamo proprio il nostro lavoro di essere qua a riprogrammare queste false credenze, superstizioni, pensieri che siamo pieni, no? Per esempio la lamentosi, io la chiamo un altro di quei programmi da cambiare, il pensiero che non possiamo, che ne abbiamo parlato l'altra volta, ma tanto non cambierà mai nulla, di essere impotenti, no? O che quello che facciamo è inutile. Invece le nostre azioni, anche piccole, sono molto molto potenti e innescano delle reazioni a catena che non ci immaginiamo neanche, per cui in questo senso invitiamoci alla creatività e alla riprogrammazione, siamo dei creatori di nuovi programmi e quindi vediamo, osserviamo, discerniamo quelli che non funzionano, che riteniamo essere obsoleti e iniziamo a chiederci come vorremmo riprogrammare il nuovo mondo. Dipende da noi, siamo qua apposta, siamo qua, no? Quindi forse è anche divertente, insomma. No, è assolutamente divertente, perché quello che tu hai appuntato è fondamentale. Infatti penso che ne abbiamo parlato molto in profondità quando abbiamo parlato del processo creativo, quando abbiamo parlato del destino, quando abbiamo affrontato queste tematiche nel passato. Abbiamo sottolineato con forza che nessuno può farti niente senza il tuo permesso,
ok? Senza il tuo consenso. E abbiamo anche parlato di quanti, in quanti modi noi diamo il nostro consenso. Non è che solo diamo il consenso dicendo sì, lo diamo in consenso con le nostre emozioni, con i nostri pensieri, con le nostre azioni. Quindi c'è una svariata, diciamo, c'è una grossa varietà di modi con cui diamo il consenso, e fondamentalmente quello che deve succedere è che l'umanità si deve svegliare dal programma vittima, ok? Perché è il programma vittima che è proprio al fondamento, alle radici del programma rettiliano, cioè il programma vittima carnefice e salvatore. Questa è la trilogia su cui l'umanità, diciamo, è stata indottrinata, e quindi pensiamo sempre che qualcuno ci può fare qualcosa senza il nostro permesso, e non è assolutamente così. Poiché noi diamo il permesso consciamente o a livello subconscio, ma comunque sempre noi diamo il nostro permesso, non esistono vittime, ok? Non esistono vittime. Quindi nel caso di questo film, che chiaramente manda dei messaggi, in questo caso può mandare dei messaggi non così positivi se non vengono letti nella maniera giusta, gli stessi zombie, se andassimo a vedere, a fare un'analisi del viaggio di queste una volta anime che sono diventate zombie, vediamo che è tutto successo attraverso il loro consenso, ok? Che poi, come ripeto, questo consenso sia stato conscio, subconscio, a qualunque livello esso abbia, diciamo, lavorato, potremmo vedere che sono arrivati a quello che sono attraverso il loro consenso, attraverso una scelta, ok? E questo spesso può sembrare un pochino troppo surreale per coloro che sono radicalmente convinti che ci sono delle circostanze esteriori che dettano la nostra esistenza, e hanno ragione se noi decidiamo che esistono circostanze esteriori che dettano la nostra vita. Ecco che ciò succede, ma siamo noi che stiamo dando il consenso esercitando questa idea, ok? Quindi io posso decidere, posso scegliere, o posso scegliere che qualcuno sceglie per me, ma sono sempre io che scelgo, ok? Quindi questo è un po' un discorso che poi, anche questo, potremo parlare per molto più a lungo. Comunque, a meno che non avete qualcosa da dire su riguardo questo soggetto, possiamo andare avanti nella nostra slides. Siamo nella slide 87, e questa è, qui non si vede bene che è molto scuro, ma è una di quelle scene, diciamo, un po' inquietanti, perché le persone saltano fuori dalla finestra, da questi grattacieli, e si ammazzano per strada. Tra l'altro è una scena che è sicuramente successa, ma le news non ce le fanno vedere queste cose, ma sono successe. Infatti abbiamo avuto un piccolo esempio di questo quando c'è stato un periodo che giravano queste immagini di persone in Cina che erano in versione lockdown e disperati si buttavano dai grattacieli, si suicidavano, e erano scene magari non così intense come questa, però nelle stesse righe, diciamo, ok? Quindi andiamo avanti alla slides 88. Quindi mentre queste bombe umane stanno piovendo su di loro, Neo e Trinity finalmente scappano da questo pericolo, vengono inseguiti, si inseriscono in un edificio di uffici. Neo li sta tenendo a bada grazie alla sua capacità di influenzare la matrice producendo dei scudi in grado da fermare i proiettili, e lo fa ripetutamente in queste sequenze in cui due elicotteri si presentano in cima all'edificio su cui salgono. Quindi la situazione è che entrano in questo edificio, raggiungono la cima inseguiti dagli agenti,
e salgono nel tetto, dove vengono messi, diciamo, all'angolo, no? Gli agenti stanno salendo sul tetto e i due elicotteri si presentano e sparano contro di loro, e Neo riesce a fermare i proiettili che arrivano da un elicottero. E poi c'è nella slides 89, vediamo che c'è che Neo è in grado di manipolare la matrice al punto da poter effettivamente far curvare il missile che viene lanciato contro di loro, il quale finisce col colpire l'altro elicottero facendolo esplodere, abbattendolo. Andiamo nella slide 90, quindi stanno dimostrando di avere alcuni dei poteri, ma non sono ancora al massimo della forza. E quindi ancora una volta hanno bisogno di svegliarsi ancora di più a chi veramente sono, e quindi sviluppare più capacità di influenzare le cose. Andiamo nella slide 91, e qui vediamo, c'è rimasto un solo elicottero, c'è un momento di pausa, dopo un'enorme quantità di azioni, di scene di azione, di proiettili e di bombe, di tutto e di più, bombe umane, eccetera, eccetera, c'è un attimo di pausa e Trinity e Neo sono sul tetto, gli agenti si stanno avvicinando alla loro posizione e Trinity coglie l'occasione di questo momento di pausa e dice a Neo: mi ricordo questo, mi ricordo di noi, e sta ricordando, ed ecco che di nuovo che l'elemento della memoria appare nel film, sta ricordando meglio chi erano insieme. E lei dice: non possiamo tornare indietro, non possiamo permettere che ci rimettano nella matrice. E Neo gli risponde: non lo faremo. E quindi si preparano insieme a fare quel salto, no? Quell'atto di diciamo, fede, saltare fuori dall'edificio. Per far ciò, per fare ciò devono entrare nel loro vero potere per influenzare le cose nella realtà della matrice, volando giù da quell'edificio, saltando giù, e poi per trovare un'uscita attraverso un portale suggeritogli dall'equipaggio della Menesis. E uno dei membri dell'equipaggio a bordo della navicella dice: ma possono fare questo salto? Hanno abbastanza ricordo di chi sono in se stessi per fare quel salto? E ovviamente lui è dubbioso. E vediamo nella slides 92, quindi Trinity e Neo saltano entrambi dal tetto dell'edificio mentre l'elicottero e gli agenti tentano di inseguirli e ucciderli. E li vediamo iniziare a cascare più in basso al rallentatore, come se non riuscissero a fare il salto. E quindi stanno praticamente crollando, schiantandosi nel suolo, ma a un certo punto poi finalmente è Trinity che è in grado di supportare Neo. E ho notato che ci sono molti delle persone che hanno fatto l'analisi di questo film che hanno, diciamo, sponsorizzato l'idea che in questa diciamo frangente del film stanno cercando di trasformare il film in un film femminista in cui le donne sono più forti degli uomini, eccetera eccetera, ma in realtà io non la penso assolutamente così. Penso che questo rappresenta ancora una volta il sacro femminile, quindi l'emozione dell'aver cura per la verità e per la giustizia nel nostro mondo. Quindi il vero amore deve sostenere le nostre azioni quando stiamo iniziando a fare cose per cercare di rendere il nostro mondo migliore. Quindi per me questo è il tema, il vero amore, l'amore superiore, l'avere veramente cura è la vera legge del mondo, quindi l'amore come scelta. Ciò significa che l'amore deve essere, diciamo, il substrato, il fondamento, i mattoni su cui mettiamo la nostra volontà, deve essere ciò che sostiene la nostra giusta azione, l'aver cura che deve supportare la nostra giusta azione. Quindi in questo caso vediamo che l'azione giusta viene supportata
dal sacro femminile, il sacro femminile che sostiene il sacro maschile dalla caduta, dal fallimento, perché ciò che deve prima essere resuscitato è il tenerci, l'avere cura, ok? Quindi anche se Nio avesse agito da solo, volevi dire qualcosa? Sì, allora, secondo me, non so se si sente, sì, ho aperto il microfono. Quindi Neo e Trinity scappano su questo tetto dell'edificio e fanno il salto della fede, come dicevi tu, in se stessi e nell'altro. È molto importante questo passaggio. Ecco, ma solo uno dei due è in grado di volare, Trinity, ed è per me un netto messaggio, un netto invito alla cooperazione e all'alleanza dei talenti. Questo per me è il messaggio fortissimo che loro danno in questa scena. Certo, bellissimo, grazie Cristina. Assolutamente. Quindi assolutamente calza a pennello quello che dici. E infatti, se Neo, che rappresenta l'azione, riuscisse a fare ciò che desidera fare senza il contributo del sacro femminile, la sua azione fallirebbe. Deve essere prima supportato dalla sacra dinamica femminile. E quindi questo è un po', come dice anche Cristina, quello che questa slide rappresenta, questo momento in cui il sacro femminile supporta, sostiene il sacro maschile. Quindi sono in grado di volare, Trinity sostiene Neo durante il salto e scappano e poi vengono estratti dall'operatore e nella slide 94 vediamo che finalmente si risvegliano a bordo della navicella e sono effettivamente in grado di connettersi e toccarsi l'uno con l'altro per la prima volta dopo tantissimo tempo nel mondo reale. E così poi loro poi si baciano, mostrando che questa connessione genuina finalmente li ha stabiliti, tenendosi per mano, le loro mani che si toccano davvero, e ancora una volta rappresenta l'importanza del contatto umano, no? Cosa che il sistema sta facendo di tutto per separare, no? C'è un'enorme quantità di contatti virtuali dove si passano a volte anche anni a parlare digitalmente, no? Messenger, WhatsApp, quello che è, ed è diventato proprio uno status quo, quello proprio di anche proprio innamorarsi virtualmente. Quindi c'è proprio tutto il gioco della danza tra uomo e donna sta diventando sempre più virtuale. Infatti io personalmente, quando sono in collegamento con qualcuno, che sia un elemento femminile o una situazione creativa, certamente si usa Messenger per qualche momento di comunicazione, ma poi o ci si incontra e ci vediamo, ci parliamo, ci guardiamo negli occhi, sentiamo l'uno con l'altro la nostra fragranza, se no io non posso, no, dilungarmi in queste lunghe conversazioni che durano mesi di digitali, non ho proprio il tempo, è più forte di me, a meno che non sia una cosa che scopro che è di supporto, allora sicuramente, ma quando vedo che questi rapporti, perché poi dopo arriva la matrice che dice no, non possiamo vederci perché questo, perché quest'altro, non è possibile, forse fa 3 mesi, forse fa 6 mesi, no? Quindi continuano continuamente a costruire, a creare futuro, quindi questa unione che è rappresentante di questa slide, che è importante, fisica, scopriamo che non avviene quasi mai. E quindi questo è il momento in cui finalmente Trinity e
mio possono veramente toccarsi con le loro mani, con le loro labbra, possono sentirsi, ok? E abbiamo notato come l'intera propaganda del Covid era proprio quella di rimuovere o ridurre il più possibile il contatto umano, ok? E quindi c'è una, diciamo, risonanza, un messaggio qui, anche perché questo film è stato prodotto ed è uscito proprio in quel periodo del Covid. Quindi possiamo andare, fammi vedere se c'è qualcos'altro che voglio dire su questa scena. No, possiamo andare alla scena finale, che è la scena, la slice 95. Siamo alla scena finale del film. I due eroi, Neo e Trinity, procedono verso la casa dell'analista e fanno esplodere il muro della casa. Questo dimostra che ora possono volare e hanno dei poteri straordinari. E ora possono semplicemente far saltare un muro e entrare attraverso il muro. Trinity atterra poi nel soggiorno dell'analista, e l'analista un po', come sempre, un po' viscido, un po', no? Sarcastico, dice che è entrata drammatica, no? E lei va subito al solo e dice: Tiffany, nel senso, come dire, mi hai chiamato Tiffany nella tua versione di questa Matrix, è ovviamente un nome che lei odiava. E lui dice: era uno scherzo privato, un divertimento, tutto qui. E Tiffany di conseguenza gli dà un calcio in faccia così forte che gli fa letteralmente, gli stacca letteralmente la mascella. Bene, siamo arrivati alla fine, benissimo. Comunque c'è ancora parecchio da dire, abbiamo ancora 10 minuti se per voi va bene, perché in questa ultimo dialogo dell'analista ancora una volta è pieno di messaggi importanti. Quindi siamo rimasti al momento in cui Tiffany gli dà un calcio in faccia così forte che gli sta letteralmente staccando, gli stacca letteralmente la mascella. Ora, lui è un programma, no? È un codice, ma lei gli stacca letteralmente la mascella dalla faccia con un solo calcio, dimostrando che è molto potente, può fare cose che prima non poteva. E nella slides 96, cosa vediamo? Significa praticamente che hanno fatto il loro lavoro interiore, sono guariti dai loro traumi, e ora capiscono come possono influenzare le cose in questo mondo illusorio della matrice, e ora possono liberare le menti. E questo è ciò che non vogliono chiaramente i creatori della matrice, perché tutto ciò non dà nessuna energia alla matrice. Ricordiamoci che la matrice ha bisogno dell'umanità per tenersi in vita, per nutrirsi, ok? Ha bisogno di una umanità che naviga nelle frequenze basse per potersi nutrire, altrimenti non riesce a sopravvivere. E quello che vediamo qui è proprio quello che sta succedendo recentemente nel nostro mondo: i poteri di controllo stanno sempre più rapidamente perdendo fiducia dalle masse, ok? Quella forza che continuamente imboccava e ipnotizzava l'umanità attraverso i media, attraverso la religione, attraverso la New Age, attraverso le strutture mediche e possiamo dire attraverso tutte le istituzioni del nostro mondo, che ci alimentano costantemente con illusioni, no? Attraverso la classe oscura, sacerdotale, gli ingegneri sociali. Questa forza che ha controllato e imprigionato per migliaia di anni, e soprattutto in questo secolo, tutta l'umanità, ora sta perdendo la sua presa. E coloro che hanno occhi per vedere, orecchie per sentire, se ne stanno rendendo conto ogni giorno sempre di più. Ok? Quindi,
Trinity dà un calcio, sta facendo vedere il suo potere straordinario. E questo potere, dobbiamo capire che risiede dentro ciascuno di noi. Tutti noi abbiamo accesso al potere, a un potere creativo che può manipolare quello che noi chiamiamo realtà in qualsiasi modo. Una volta che noi siamo al 100% riattivati, ricordati o riaccordati, ancora meglio, perché la vita è una sinfonia, un'orchestra, e in questo momento noi siamo, i nostri strumenti sono scordati, non sono accordati. Una volta che noi torniamo al 100% del nostro potere, ecco che abbiamo assoluto controllo del processo creativo, possiamo fare qualunque cosa, ok? E questo è ciò, paradossalmente, che più spaventa l'umanità. L'umanità non ha paura così tanto della morte quanto ha paura della vita, ok? E quindi cosa fa? Vive tra la vita e la morte, in questa situazione di sopravvivenza, no? Perché la vita, che è diverso dalla sopravvivenza, gli fa paura, perché con la vita c'è un'assoluta responsabilità. E questo è quello che sta succedendo in questo momento. È come se l'umanità, ho fatto questo esempio altre volte, è come se l'umanità fosse stata in un teatro a luci spente e avesse guardato un film per centinaia di anni, al punto che si è scordata di essere in teatro e pensa di essere quel film che osserva, che guarda. E adesso in questo momento c'è una luce, qualcuno sta accendendo la luce del teatro e quindi sta diventando sempre più difficile seguire le trame del film, perché la luce chiaramente non rende lo schermo visibile e la gente comincia a rendersi conto che sono seduti su una poltrona di un teatro, ok? E questo è a dir poco per molti scioccante, e ancora più scioccante sarà il momento in cui sentiranno una voce che dice: signori e signore, lo spettacolo è finito, prego dirigersi verso l'uscita, ok? A questo punto vedrai persone che si aggrapperanno alla loro sedia e non vorranno assolutamente, con la vita difenderanno la loro sedia, non vorranno lasciare la loro sedia. E quando usciranno, cosa troveranno? Quando usciranno, troveranno il nulla. Perché a quel punto non ci sarà più nessuno che ci dice cosa fare, quando farlo, come farlo, perché non farlo. Ci sarà, saremo in una situazione un po' come, diciamo, un pittore che si trova di fronte a una tela bianca infinita e ha a disposizione un'infinita vastità di colori, molti dei quali non ha mai visto prima o si è scordato persino che esistevano, e adesso dipende da lui. Qualunque cosa dipinge è la sua realtà. Mentre invece finora il pittore era abituato, come abbiamo detto, a avere istruzioni. Puoi dipingere questo, lo puoi dipingere solo in questa maniera, solo in questa parte della tela, puoi usare solo questi colori, lo puoi fare solo come dico io, quando lo dico io e se lo dico io, no? Queste sono le condizioni con cui abbiamo vissuto negli ultimi, in quel teatro, quando guardavamo lo schermo. Quindi quando usciamo da questo teatro, ecco che abbiamo la libertà assoluta e quindi la responsabilità assoluta, e quindi questo terrorizza, perché adesso quello che appare nel quadro dipende da me. Non posso più fare la vittima, non posso più dire ma lui mi ha fatto questo e questo non è, non posso più, non ho più alibi, devo assolutamente abbracciare il mio potere, ok? E questo è un po' quello che Trinity e Neo hanno raggiunto, e adesso hanno un potere assoluto di manovrare e manipolare la matrice come vogliono loro. Infatti, lo vediamo, se andiamo nella slides
98, cosa vediamo? Possiamo notare che l'analista chiaramente non può curarsi istantaneamente da questo calcio. Cioè, lo può fare, ma deve andare, richiede tempo, deve riprogrammarsi, è tutto un po' un lavoro. Invece Trinity schiocca le dita e immediatamente l'analista torna a essere normale. Questo è il potere assoluto che è dentro ciascuno di noi e che si manifesterà quando noi avremo compiuto il viaggio verso il ricordo. Simbolicamente è molto interessante che lo schiocco, le dita con cui Trinity schiocca le dita, lo fa con l'anulare, no? E nell'anulare vediamo un anello, una fede nuziale, e presumibilmente rappresenta il fatto che il matrimonio alchemico tra lei e Neo è avvenuto, quindi il sacro femminile e il sacro maschile si sono uniti, e questa è una posizione molto, molto scomodo, no? Schioccare con l'anulare, ma è così che lei schiocca le dita e si vuole mostrare che si tratta del matrimonio alchemico che Neo e Trinity hanno compiuto, quindi ora sono, diciamo, energeticamente uniti. Ed è quello che è il potere di questa connessione, e ciò che sta usando per schioccare le dita e cambiare la matrice a suo piacimento. Quindi, quando lei schiocca le dita, la mascella torna a essere normale nell'analista. E voglio fare retrocedere un attimino, perché a un certo punto... quando all'inizio di questa scena Trinity comincia a malmenare malamente l'analista, lui dice, riferendosi a Neo: ma non puoi controllarla? Ok. Questa frase non ottiene nessuna risposta, però dobbiamo lasciare andare l'idea di controllo, ok? Soprattutto nella danza tra uomo e donna, tra il sacro femminile non controlla il sacro maschile, il sacro maschile non controlla il sacro femminile, ok? Non è così che la vita di coppia nella quinta dimensione, fuori dall'ego, danza, ok? Non esiste controllo, l'unico controllo che abbiamo è il controllo di noi stessi, cioè possiamo controllare quello che creiamo, ma non imponiamo mai il controllo sugli altri. Il controllo è fondamentalmente semplicemente una forma di insicurezza che in questo stato di dimenticanza la maggior parte dell'umanità opera uno sull'altro per cosa? Per paura, e tutte le paure sappiamo che vengono dalla narrativa dell'ego. Ok? Posso dire? Ecco, allora, se qualcuno ha fatto, dei nostri ascoltatori, ha fatto la domanda riguardo al gattino déjà vu. Se noi ci ricordiamo, nel primo Matrix, quando il gattino si è fatto presente, andava a succedere qualcosa di incontrollato e qualcosa di sorprendente che potrebbe essere anche nefasto. Di questa volta, quando appare il gattino, succede qualcosa veramente sorprendente. Vediamo che Neo tiene in braccio il gattino e non solo non si spaventa, non si incuriosisce, ma lo accarezza perché, come dicevi tu prima, ha pieno controllo di questa situazione. Da questo momento in avanti lui ha pieno controllo della creazione di quello che verrà. Ed è molto sicuro anche il linguaggio verbale, non verbale, di Neo trasmette in questo. Poi un'altra cosa che ha fatto notare anche Moira
I calzini sono colorati di blu e rosso e se andiamo a vedere come è vestito l'analista, ha anche la camicia rosso e blu e una giacca, o non ho capito che cos'è, una maglietta blu. Fa un po' riferimento alle alla bandiera, non lo so, democratica, repubblicana, ecco, forse questo. Anche al colore delle pillole, pillola rossa, pillola blu. Ah, ecco, pillola rossa, pillola blu. Infatti lui è vestito la maglietta prevalentemente di blu, ecco. E questo volevamo, ecco, sottolineare per rafforzare ciò che stavi dicendo. Grazie, certo, benissimo. Ok, allora andiamo alla slide 99. Qui l'analista poi dice: se odiavi così tanto il nome Tiffany, perché sei stata una brava cagnolina obbediente per così tanto tempo? Quindi l'ha insultata dicendo che ti ci è voluto molto tempo per risvegliarti al tuo vero sé e uscire mentalmente dalla matrice, e mi hai obbedito e hai accettato l'illusione che ti ho dato per tanto tempo. E immediatamente Trinity estrae una lama e gli taglia la gola e si vede un misto di codice verde e sangue che fuoriescono entrambi dalla sua gola. Quindi c'è, diciamo, una scena violenta, ma che rappresenta simbolicamente, allegoricamente, il fatto che Trinity è ora entrata ancora una volta nei poteri del One, del Messia, e può cambiare la matrice come meglio crede. E può anche alterare il codice del programma dell'analista. E lui sta praticamente sanguinando sul pavimento e lei schiocca di nuovo le dita e lui ritorna in vita. Andiamo nella slide 100 e si vede che lei è in grado di guarire immediatamente l'analista, mentre lui non può farlo da solo, o almeno lo potrebbe fare, ma gli ci vorrebbe tantissimo tempo. E poi Neo dice sì, se l'è sicuramente meritata, quello che gli sta succedendo. Come ripeto, Trinity schiocca le dita, l'analista torna in vita dopo essere stato sgozzato e ancora, come avevamo detto, avevo anticipato prima, l'analista dice, guarda Neo e dice, ma non puoi controllarla, e Trinity lo colpisce al petto mandandolo attraverso il muro. Quindi questa, come ripeto, è l'idea che non si controlla la vicenda, non stanno giocando al gioco del controllo. Lei non controlla lui, lui non controlla lei, non stanno cercando di controllarsi l'uno con l'altro. E questo è il classico tandem delle coppie che abbiamo conosciuto finora e che vediamo di sovente nel nostro mondo reale, dove lui controlla lei e lei controlla lui. E questo è un gioco che è un amore, forse non è falso completamente, ma è fanciullesco, è immaturo, no? È una forma di profonda insicurezza. La nuova umanità non userà mai l'amore come forma di controllo. E quindi dobbiamo lasciare andare questi contratti matrimoniali dove l'uno controlla l'altro. E, tuttavia, non c'è giudizio, anche questa è un'esperienza interessante ed è valida per molti di noi. Quindi Trinity e Neo hanno il controllo di loro stessi e del proprio potere all'interno della matrice e del mondo reale. E lei lo sbatte contro il muro adiacente e gli dice questo per aver usato i bambini. E noi sappiamo che stanno venendo, le evidenze sono presenti da tantissimi anni, ma adesso stanno veramente uscendo in superficie di come, diciamo, i bambini siano il nutrimento. Lo dico anche proprio materialmente, come siano il nutrimento delle forze, diciamo, sataniche, che non sono quell'1%, ma sono molto molto più numerose e si sono infiltrate in tutte, diciamo, le scale della piramide, anche quella più bassa, sono dappertutto, e vediamo che i bambini lo scopriremo sempre di più e l'umanità sarà inorridita da questi fatti, ma i bambini sono la valuta dell'elite, sono forma di tante cose che adesso non mi voglio dilungare perché sennò entriamo in una trasmissione che diventa molto molto, diciamo, intensa.
ma basta fare delle ricerche, basta guardare la parola adrenocromo su Google e vediamo, vedete tutti quanto cosa esce fuori, no? Ecco, a proposito di questo, Marco, scusa se ti interrompo, io e Dino con New Life Radio appunto stiamo creando un documentario ad hoc su questo, su questa tematica, che ecco, ve lo diciamo in anteprima, sostanza, che ci vuole ancora un attimino perché stiamo raccogliendo un sacco di materiale, purtroppo mi tocca dire, però ecco, insomma, tra poco vi offriremo, ecco, un po' di informazioni anche su questa tematica molto delicata. Certo. Quindi, continuando, quindi lei lo sbatte contro il muro e dice: questo per avere usato i bambini, quindi dice: mi hai dato una falsa realtà, mi hai fornito una falsa identità per farmi tenere ancorata nella matrice, non era giusto che lo facessi, e per lo più, e in aggiunta hai anche usato dei bambini per farlo, ok? E questo l'ha fatta molto arrabbiare. Ok, andiamo nello slide 101 e questo è l'ultimo dialogo del film ed è una conversazione breve ma molto importante. Neo dice all'analista: abbiamo alcune domande per te. E Trinity poi dice: hai provato ad attivare l'altra versione della matrice? E lui dice: no, i programmi superiori più in alto di me sanno che ovviamente senza i vostri codici originali è impossibile. Per riavviare quell'altra versione della matrice avevano bisogno dei suoi codici, dei loro codici originali. E con loro che sono fuori dalla matrice e che non sono liberi, riavviarli non funzionerà, perché loro svolgevano una funzione importantissima, fondamentale nella matrice per la sua energia. Quindi Trinity poi gli chiede: quindi perché i tuoi capi non ti hanno ancora eliminato? Ed è qui che entra in gioco l'analista con un dialogo molto importante, il dialogo finale del film. E possiamo andare adesso nella slides 102, dove facciamo un primo piano di questo straordinario, personaggio del film. Ed ecco cosa dice: non mi hanno eliminato perché conosco il sistema. Ok? E questa è l'idea che i psicologi, i psichiatri, i media, quelli che sono veramente manipolatori della mente, conoscono il sistema e come funziona, e conoscono gli esseri umani. E dice: conosco il sistema, conosco gli esseri umani e conosco voi due. Quindi ha capito come funziona la psiche umana. Ed ecco cos'è l'occulto oscuro. Sono antichi psicologi oscuri, ingegneri sociali che conoscono i dettagli della psiche umana meglio di chiunque altro, meglio di quanto le persone conoscano se stesse. E poi dice: ed in questo momento vi sentite bene per quello che avete fatto, ed è giusto, è stata una vittoria, bravi. Ma ora cosa siete venuti qui a fare? Siete venuti per negoziare una specie di accordo? E dice: pensate di avere tutte le carte in mano perché ora potete fare quello che volete del vostro mondo? E io vi dico: fatelo. Dipingete il cielo con arcobaleni, se per quello che mi interessa. Ma vi dico una cosa: le pecorelle non andranno mai da nessuna parte. E qui sta parlando degli esseri umani nel mondo. Sta dicendo che la maggior parte delle persone sono pecore, sono codardi, non si risveglieranno, non vogliono la libertà. E dice: a loro piace il mio mondo e non andranno da nessuna parte. Rimarranno nei loro bozzoli, felici come maiali nel fango, con l'illusione che li sto nutrendo, e non cercheranno di svegliarsi e entrare nel loro vero potere. Non vogliono questo vostro sentimentalismo che voi due rappresentate. Vogliono la routine, il consueto. Non vogliono originalità.
Vogliono ciò che li faccio ingoiare a forza ogni giorno attraverso la merda e l'illusione che gli do da mangiare. Vogliono essere controllati, non vogliono la libertà ed il potere che essa implica. Vogliono essere controllati. La maggior parte delle persone non vuole la libertà perché non vuole la responsabilità che va di pari di passo con essa e non vuole fare ciò che è necessario e quindi mettersi in gioco. E questo è un requisito per la manifestazione della libertà umana. La maggior parte delle persone nel nostro mondo non vuole assolutamente fare quel lavoro. Vogliono rimanere, diciamo, soddisfatti, contenti nella beatitudine della loro ignoranza, che in realtà non è veramente vera beatitudine, è morte. Sono veramente zombie, possiamo dire, ok? E vogliono rimanere nella loro ignoranza perché inconsciamente stanno cercando di negoziare con il creato, affermando di voler abdicare la responsabilità che va di pari passo con la vera comprensione di se stessi e l'operare veramente in uno stato di libertà. Vogliono un controllore, vogliono un ingegnere sociale, vogliono un grande papà, ma vogliono avere genitori per il resto della loro esistenza. Vediamo che questo particolarmente riflette lo stato della nostra Italia, dove no, siamo dei mammoni pazzeschi, no? Comunque, non vogliono diventare adulti cosmici, vogliono rimanere nella matrice, vogliono essere nutriti di sciocchezze, alimentati di fantasia, di superficialità, controllati dalla mente. Non si preoccupano abbastanza di uscire da questa falsa realtà e impegnarsi in un'azione veramente giusta e pensano che non fare niente li assolve in qualche modo dalla loro personalità, dalla loro responsabilità personale. L'analista nelle sue ultime parole nel film continua dicendo: gli esseri umani bramano il conforto delle loro false certezze, ma come loro sono soli nei loro baccelli, nelle loro capsule, e anche voi siete soli nei vostri nuovi contenitori di illusioni. State cercando di liberare menti che non vogliono essere liberate. Ma chiaramente, come al solito, l'analista è un bugiardo, è sempre stato un bugiardo, è un ingannatore. E questo è l'occultista oscuro che si manifesta attraverso il movimento della New Age, della religione, no? Sono dei grossi manipolatori. E nella slides 103, Neo dice, in risposta a questo, diciamo, monologo del nostro simpatico analista, lui dice: non siamo qui per negoziare, non vogliamo assolutamente negoziare o trattare con te. E Trinity poi dice: stiamo andando a rifare il tuo mondo. Mentre stanno operando nel mondo reale, salendo sempre più in alto, trasmettono sempre più, man mano che loro vanno in alto, più trasmettono luce e profondità che penetra nella Matrix, nella matrice. Ed è così il modo con cui possiamo salvare gli altri, brillando della nostra luce. La nostra luce penetra nelle menti di coloro che sono ancora addormentati. Neo dice: ricorderemo alla gente cosa può fare una mente libera. Quindi sta dicendo che mostreremo la via agli altri, non più attraverso il sacrificio, attraverso l'essere martiri, ma attraverso la gioia, l'esercizio della nostra unicità. E questo sarà di esempio. E Trinity dice: io l'avevo dimenticato. Quindi non mente a se stessa, riconosce che a un certo punto si era scordata, dimenticata di essere quello che veramente è. E quindi per un attimo, per un po', dimenticò chi fosse il suo vero scopo, quale fosse il suo vero scopo, ma alla fine se lo ricordò e ritornò al suo potere. E su questo voglio dire una cosa, a meno che qualcuno ha qualcosa da dire, perché volevo dire una cosa su questo discorso.
il gioco dello scordare e ricordare è un gioco che non va giudicato, diciamo, in termini negativi, non va demonizzato, perché è il gioco attraverso il quale la fonte capisce, comprende se stessa. Quindi la fonte, per comprendere se stessa, deve frammentarsi, okay? Creare un'illusoria separazione, entrare in un gioco dualistico, scordare la sua identità, vivere la polarità, il dualismo, e attraverso l'esperienza che il dualismo gli dà, può vivere se stessa e ritornare a ricordare. E adesso è ritornata, e questo è il gioco sferico in cui noi giochiamo. Siamo a fonte, ci frammentiamo in anima, entriamo in questi parchi giochi in cui ci sono delle polarità e delle dualità contratte. Grazie ai chiaroscuri possiamo avere un'esperienza. Questa esperienza contribuisce alla fonte di ricordarsi sempre di più, di capire e comprendere sempre di più chi essa è, perché la fonte è, ma non sa di essere. Perché quando tu sei tutto, non puoi avere un'esperienza. Se sei tutto, come puoi avere un'esperienza? Non c'è possibilità di avere nessuna esperienza. È tutta luce. Se c'è tutta luce, non c'è esperienza. Devi creare dei chiaroscuri. Quindi la luce è tutto, ma nell'essere tutto, proprio perché è tutto, non sa di essere. Quindi per acquisire la coscienza del sé si frammenta e crea questa incredibile, straordinaria varietà di infinite possibilità, che basta che guardiamo il cielo e vediamo infinite galassie, dimensioni, quindi infinite matrici, ok? Di cui questa che abbiamo discusso in questi 4-5 giorni è una delle infinite matrici, e questa poi è una matrice particolarmente straordinaria, perché ci fa vivere dei chiaroscuri grazie alla matrice invertita, grazie ai rettiliani. Abbiamo avuto modo di vivere dei chiaroscuri che non si possono vivere in nessun'altra matrice in tutto il multiverso, ok? E quindi adesso che Neo e Trinity, che rappresentano l'umanità risvegliata, grazie proprio a tutto questo viaggio che hanno fatto in questi 4 film, hanno acquisito una vibrazione, una fragranza ancora più straordinaria, ancora più illuminata, ancora più, diciamo, vibrante, ok? E Neo dice, rivolgendosi all'analista, tu lo rendi facile questo. Ed è esattamente quello che è il ruolo dell'oscurità. Favorire, facilitare l'esperienza. Ok? Più intenso è il lavoro dell'oscurità, più intensa è l'esperienza. Più intensa è l'esperienza, più intense sono le lezioni che impariamo, e più, quando ci risvegliamo, siamo ancora più maestri. Ok? Quindi personalmente io avrei concluso questo film con una dialettica un pochino diversa, ma questo sono io, ok? E secondo me ci sta un applauso. Veramente magistrale, epico. Sì, grande, grande davvero. Grazie. A parte il fatto che sono 22 minuti che provo a scocchiare le dita con l'anulare, allora volevo dire una cosa a proposito, posso dire? Sì. Ecco. Sì. Proprio a proposito di, ecco, quando Trinity schiocchia le dita, Marco ci ha fatto notare quale dita, ecco, e questo mi ha fatto pensare al segno di profondo simbolismo di Gesù quando fa il segno di benedizione alla greca, che unisce queste due dita. Vi volevo ricordare che
il dito pollice risponde allo scopo, nostro scopo, il indice alla nostra direzione. Questo è un gestaccio alla situazione attuale. Questo all'impegno, questo dito risponde all'impegno preso con noi stessi e con la vita, no? Con gli altri. E questo risponde all'azione, no? All'azione di precisione. E allora ci ha fatto ricordare quindi l'unione del saluto alla greca che fa anche Gesù in segno di benedizione. Mi ha ricordato questo, ecco. Bello, molto bello, assolutamente. Ok. Se non avete, se volete condividere qualcos'altro, beh, io volevo solo dire le ultime due parole di questo film. Allora aggiungo una cosa anch'io, Marco, poi ti lascio sì. Concludere a te, visto che giustamente hai fatto. Innanzitutto volevo veramente ringraziarti tantissimo, quindi tanta gratitudine e stima per questo lavoro che hai fatto, perché è davvero eccezionale, e anche l'impegno che ci hai messo per fare, insomma, anche tu questo lavoro non è da poco, quindi spero davvero che questo lavoro che abbiamo fatto anche tutti insieme possa poi arrivare a più gente possibile, quindi invito tutti a condividerlo, visto che poi è in un formato anche abbastanza accessibile un po' a tutti, anche se abbiamo detto che non è per tutti, però concettualmente Matrix è un film abbastanza accessibile e avendo usato appunto un film che è, diciamo, popolare, possiamo riuscire magari a facilitare l'ingresso, stimolare quelle anime che sono lì almeno un po' curiosine, ecco, e veramente dico sempre che in questo tempo c'è questa possibilità di accelerare in una maniera incredibile, perché per esempio abbiamo l'opportunità di accedere a tutto un lavoro che per esempio, come in questo caso ha fatto Marco, che dove c'è dietro a questa analisi tutta anche la sua vita, tutta la sua esperienza dedicata a questo lavoro di risveglio della coscienza, e quindi veramente avere queste sintesi in poche ore di un lavoro, di una vita, è un dono pazzesco. Quindi noi possiamo veramente scaricare queste informazioni, diciamo così, adesso attraverso 4 video, ma che sono il frutto del lavoro di una vita, di un'anima, che di vite di un'anima, non di una vita. E quindi con tanta gratitudine, poi è vero che siamo tutto uno, quindi insomma comunque non c'è separazione, quindi alla fine come si dice, sono sempre io. Ecco, però ecco, l'altra cosa che volevo dire, me lo sono segnato qua, in merito a quello che è uno dei punti più importanti, che è quello di riconoscere, diciamo, il nostro potere, no? Che penso che sia una delle cose che serve più di tutto da fare, e che la gente fatica a fare questo. Mi è venuta questa metafora dove è come se la maggior parte della gente si accontentasse di fare una vita da satellite, paragonandolo al nostro sistema solare, no? E poi c'è chi già magari fa la vita un po' più da pianeta, però quello che è il nostro scopo è di fare il sole, è di essere questo sole, no? Intorno alla quale ruotano magari, non dico gli altri, ma chiederci se siamo noi a essere condizionati dall'esterno, o se siamo noi che condizioniamo l'esterno. E quindi questo potere ce l'abbiamo dentro tutti, ritrovare questa forza, questo potere di essere creatori, e davvero che possiamo cambiare le cose, di uscire da quella
scatoletta, diciamo, limitante della ripetitività. Ricordiamoci che l'abitudine uccide la vita. Noi siamo qua per creare, per muovere, per avventurarci, per fare esperienze meravigliose e nuove. E quindi, insomma, buona creazione a tutti, mettiamola così. Collego subito, Carlo. Quindi volevo dire, sì, dopo Moira ti lascio subito la parola. Quindi notiamo che volano via al tramonto, messaggio potentissimo collegato a quello che tu dicevi di essere noi il sole. Quindi messaggio potentissimo che il vecchio mondo è al tramonto ed è il momento di un nuovo inizio creato da noi, dalla nostra unione dei talenti, per brillare, espandere la luce e, ecco, essere noi il sole. Moira, prego. Sì, un po' se... dal momento che ti ho chiesto, mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì, sì. Ok. Sì, io ti dal momento che ti ho chiesto, sì, dell'arcobaleno, Marco, sentendo parlare poi Cristina e Carlo, mi è arrivato un flash per come che l'ho vissuto io. Io collego i film, come ti avevo già accennato, tante volte dell'acqua, no? Che pioveva spesso, era sempre in un ambiente molto scuro. E l'arcobaleno viene dopo una giornata di pioggia, quando c'è il sole, e riprende tutto, e quindi tutto cambia colore. È come se proprio, come giustamente Cristina due secondi fa, questa rinascita attraverso l'arcobaleno dei colori della vita dopo, diciamo, l'oscurità e la pioggia, no? Quindi dopo il brutto tempo, dopo l'umidità, il sole e il colore. Quindi l'insieme proprio di questi colori, che è la gioia della vita, che formano questo arcobaleno, secondo me è curioso, nella mia testa ce l'ho, ho l'immagine proprio di tutto ciò. Bellissimo. Marco, bellissimo. Io ti volevo ringraziare veramente di cuore, come ha fatto Carlo e Cristina, poi ringraziare anche Dino, perché quello che è stato fatto in questi incontri, secondo me, è veramente, non ci sono parole per descrivere la meraviglia, l'impegno che c'è stato, soprattutto veramente vostro, e spiegato con una semplicità, in modo da arrivare direttamente ai cuori delle persone. E quindi l'augurio anch'io, come ha detto Carlo, è che proprio arrivi a tante persone, a tutte le persone a cui serve che arriva e che apra i cuori. Tu, Marco, hai questa capacità di riuscire a fare. Quindi grazie, grazie anche a te, Dino, veramente di cuore. Chiaramente Carlo e Cristina, senza ombra di dubbio, anche voi. Ecco, vogliamo ricordare che Marco ha fatto una proposta di creare in un breve futuro una diretta in cui faremo un sunto di tutte queste puntate e magari avere una continuità partendo da quel riassunto per andare ad approfondire altri concetti come il consenso, le emozioni, la coerenza, il concetto di ego, discernimento. Vediamo un attimo, quindi ci organizzeremo e poi, ecco, vi informeremo sui nostri canali, sui nostri gruppi, di come procederà, ecco, i nostri incontri. Ecco, lascio adesso la parola. Quindi non è finita qua, si prosegue la nostra crescita, il nostro cammino assieme a tutti voi. Sì, prosegue. Questa è la cosa più bella, che proprio mi ha fatto tanta gioia nel cuore. Non c'è una destinazione d'arrivo in questa strada. Continua evoluzione, in una continua evoluzione. Intanto lasciamo andare questo antivirus nella Matrix. Ci scolleghiamo. Aspetta, bravo, esatto, pronti, Marco? Parte. Ti lasciamo chiudere la sinfonia. Vabbè,
Allora concludiamo. Vogliamo, ragazzi, vogliamo. Vogliamo, assolutamente, dai. Concludiamo questo meraviglioso viaggio insieme di non so quanti giorni è durato. Sette puntate, sette dirette. Sette puntate, è anche un bel numero, sette. Esatto. Bello. E concludiamo con le ultime parole di questo film, dove possiamo anche... No, rimaniamo così, senza slides. Comunque, Trinity dice... Abbiamo deciso di fermarci qui per ringraziarti. Nel film l'analista dice per cosa? E Trinity risponde per averci dato un'altra possibilità. Ma la risposta, diciamo, animica è che tutto sempre si deve concludere con l'apprezzamento. L'apprezzamento è la vibrazione più alta di cui un'anima ha a disposizione. La differenza fra me e un Gesù, per esempio, è semplicemente che Gesù ha un livello di apprezzamento per la vita più in alto del mio. Ok? Quindi è sempre bene concludere i viaggi, qualunque essi siano, con l'apprezzamento, con il riconoscimento della perfezione di quello che è stato vissuto nel bene e nel male. E quindi con una grande, diciamo, emozione di ringraziamento, non solo per il bene, ma per tutti i personaggi del dualismo. E infatti riusciamo a passare attraverso la cruna del lago, dal vecchio, diciamo, dalle dinamiche di un vecchio dualismo intenso a un dualismo più dolce, più morbido, più meno contrastato, solo attraverso l'apprezzamento di tutto ciò che è stato vissuto. Quindi, se dovessi io finire questo film, se fossi Trinity e Neo, io direi grazie analista, grazie Smith, grazie architetto, grazie oracolo, grazie a tutti voi per questo straordinario spettacolo che avete fatto, per aver interpretato questi ruoli in maniera così straordinaria. E adesso, come sempre alla fine di uno spettacolo, si chiude il palcoscenico, si riapre e tutti questi personaggi buoni, cattivi, belli, brutti, alcuni che hanno ucciso, alcuni hanno fatto cose orribili, alcuni hanno fatto cose meravigliose, adesso sono tutti quanti, si tolgono la maschera, si tengono per mano sotto l'applauso di tutti quanti quelli che hanno visto il film, ok? E questo livello di apprezzamento è quello che scioglie le pareti della Matrix e ci consente di andare oltre. Quindi grazie a tutto il mondo, così come l'abbiamo vissuto finora, in tutte le sue sfaccettature, anche quelle più oscure. Grazie a tutti per questo spettacolo straordinario che ci avete offerto, e adesso è un momento di celebrazione e poi siamo pronti per un nuovo viaggio con nuovi autori e un nuovo palcoscenico. Ok? Quindi questo è il modo con cui, tra l'altro, io quando ero piccolo lo facevo, lo faccio ancora adesso un pochino più raramente, ma quando ero piccolo, avevo 3 anni, 4 anni, 10 anni, fino a circa 20 anni, io concludevo sempre le mie serate. Quando arrivava il momento in cui si spegneva la luce, io appoggiavo la mia testa nel cuscino e chiudevo gli occhi per lasciarmi andare al sonno, rivedevo tutti gli autori, tutti i personaggi della mia giornata, anche quelli che mi avevano fatto del male, mi avevano fatto piangere, mi avevano fatto soffrire, e li avvolgevo tutti quanti con l'apprezzamento, con l'amore, con un amore che spesso mi faceva faceva uscire lacrime dagli occhi, e quindi mi addormentavo con queste lacrime di riconoscenza per il buono, il brutto e il cattivo e per le esperienze che mi avevano dato. E questo cosa faceva? Risettava il mio meccanismo, così che il giorno dopo, la mattina quando mi alzavo, cominciavo la mia giornata
senza gli strascichi, senza le pesantezze del giorno prima. Ricominciavo completamente da zero, dallo zero feel, dal punto zero. E questo è quello che dobbiamo riuscire a fare, dobbiamo riuscire noi esseri umani a acquisire una neutralità, una maturità coscienziale che esprime un amore che illumina tutti gli aspetti del dualismo, non solo un amore che va verso la luce e aberra e allontana il male, ma è un amore che abbraccia tutto. E quando il nostro amore abbraccia tutto, l'ego si trasforma in luce, l'intelligenza artificiale diventa la nostra migliore amica e tutti i cattivi si trasformano in luce, tutto scompare e torniamo a casa e tutti quanti ci abbracciamo in quello che è l'amore, perché esiste solo l'amore, non esiste altro, il resto è semplicemente un gioco che stiamo facendo. È un gioco dove tu fai il cattivo. Quando eravamo piccoli, vi ricordate? Io faccio il cattivo, tu fai l'indiano, io faccio il cowboy, io faccio il dottore, tu fai il malato. Pretendevamo di fare un gioco, ma era un gioco, ok? Quindi con questo voglio concludere. Grande apprezzamento per quello che abbiamo condiviso tutti insieme, grande apprezzamento per questo film straordinario e grande apprezzamento per questa straordinaria vita che stiamo vivendo tutti insieme e che adesso sta arrivando a una trasformazione straordinaria che ci porterà a delle realtà che inimmaginabili, mai vissute prima. Ok, con questo vi voglio bene, grazie a tutti e ci sentiamo, diciamo, nelle prossime avventure. Ok. Grazie a tutti. Un abbraccio forte, 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 Marco. Ciao, grazie. Grazie, grazie, grazie di cuore a tutti. Ciao Moira, ciao Cristina, ciao Dino, ciao Marco. Ciao a tutti. Ciao, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie, grazie, grazie. Apprezzamenti. Ciao ragazzi, vi ringrazio tutti. Ringrazio tutti. Grazie, grazie, grazie di cuore davvero. Grazie Dino. Grazie Dino. Vi salutiamo riproponendo la canzone di Marco Artangel ieri sera e subito dopo la sigla. Una buonanotte. Ciao. Buonanotte a tutti. Alla prossima. Buonanotte. Promise cannot be.
me, I'm the one, I'm you, I'm the children of mother's heart. I am love, I am the truth, all are one and part of me. Keep your faith and hold my heart, spread a dream from land to sea. Rise the dawn, one to all, now and through your eternity. The one who lives forever lives in me. The heart that hears the music must be free. The child who lives to love is flying free.
New Life Radio. Wake up your vibes.